Lo dico a voce. C'è il pallino. C'è il pallino, quindi si può Si può andare. iniziare. Allora. Numero 9. Presidente dell'assessore Briano. Io qui c'ho scritto numero 1, poi. No, perché quello è Ah, sono andato lì. Numero 9, l'assessore Briano. Ma dov'è, scusi? Eccolo. Legge regionale 38 del 98, decreto legislativo 151 del 2006, procedura di VIA regionale, progetto definitivo di scarica di rifiuti non pericolosi in località Mangina, in comune di Borghetto Gara. E qui la discutiamo insieme alla discussione Allora, generale del piano, sì. dieci per l'assessore Pai. Preso atto della decisione della Commissione europea di finanziamento con progetto P4ITS. Ma dov'è questo qua di... Ma adesso te lo dico subito, perché non lo ricordo più. Amico quello di Conti Azzelli, per capirci. Non ci No, 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 trasporto intelligente, collegamenti elettronici tra veicoli e infrastrutture. Tributo di 20.000 euro. Non è quello. Sì, ho capito. 11. Numero 11 è una proposta al Consiglio del Presidente, Comitato Consultivo per la Solidarietà Internazionale, la Cooperazione e lo Sviluppo, istituzione membro effettivo. Prendiamo il nome. No, questa è una proposta che penso Va per i criteri, va col nome. Chi se ne deve occupare, spero. Vediamo. Vabbè, guardatela, dai, non mi sembra una cosa. Poi allora. Se ne occupi te, Gabriele, ok? Va bene, ok. Ma cosa vuol dire? Che devo dare criteri? Perfetto, basta, chiuso. Chiuso, chiuso, chiuso. Basta, basta, basta. Perfetto, andiamo Poi, avanti. Del Presidente, una fuori stacca concessione del patrocinio, due lavori della Guarda. regione. E poi Vieni, riesco che lo sappia. Riesco, vieni. Ho avuto con me stamattina. Un buon messaggino, ma se parliamo di viaggio vuoi che Allora facciamo ancora questo, perché era l'argomento in sacco. Poi dell'assessore Rossi, legge regionale 40 del 2009, successive modifiche e integrazione, approvazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi per i costruttori delle donità e l'insegnamento dello snowboard, anno 2014. Bagnini non ne fate mai, Bagnini. Bagnini c'è un eccesso di offerte in questo periodo. Va bene. Poi? Poi abbiamo l'argomento in sacco. Dell'assessore Paita, programmazione comunitaria 2013, programma MES, partecipazione al bando per progetti in ambito marittimo. Progetti europei. Caccia di L'altro era sulla mese di sicurezza Bene. Cosa succede? Aspettiamo la vendita. A questo punto ci sono comunicazioni. La comunicazione del Presidente. Elenco delle cerimonie istituzionali previsti per il 2014. Ma mandi copia a ci sono tutti. un elenco, esatto. Mandi Poi copia a c'è una tutti. comunicazione dell'assessore Rossetti, ma aspettiamo un attimo questo punto. Bene, adesso noi avevamo molte cose da fare, però cominciamo da queste qui che sono più semplici. Come al solito partiamo dal fondo. Dunque, noi passiamo a due schede la settimana perché abbiamo visto che le opere da 1 milione in su, con una settimana non riusciamo a finire. Le due opere che presentiamo oggi sono scuola di Perinaldo, e quindi diciamo Rossetti, Barbara, Boitano,
la scuola sta per essere finita, poi è in campagna di un problema di fradi, ti parlerò magari tra un po', insomma. Comunque c'è un rositamento, ma il 10 marzo si inaugura, date chiaro che posso sentire quel cambiamento in funzione di quello che accade, ma insomma, diciamo che ci siamo. L'altra che presentiamo invece è una cosa epocale, Galletti si impegna, Galletti verrà suppongo, no? Dice che si impegna a dire che la biblioteca universitaria a costo 26 milioni apre a ottobre, è un'opera infinita, durante 8 anni, devo dire che è anche un'opera straordinaria, io ho visitato il cantiere, una bellezza straordinaria, poi qualificare una zona molto delicata, lì siamo appresso, naturalmente. E questa biblioteca raccoglierà anche il fondo di San Ginetti, insomma, quindi la moglie, insomma, una cosa molto, molto importante. Vabbè, poi ci avete l'elenco di gennaio che ha, ecco, la novità non è già tolta, no? Abbiamo previsto che andassimo a inaugurare il comune di Sant'Olcese, invece non sono pronti. Vabbè, qui in Soldane e Aquila già fatte, 20 andiamo a Santa Corona a recuperare quella cosa persa, per, non so, magari non ci fosse il sindaco quel giorno. Poi si va al Forte dell'Annunziata, poi si va a Castel Vittorio per gli affreschi, il 22 c'è via Sale per le Star Pra e poi il 25 il 100 grondo Loreto. Mi aggiunge... Scusa, non c'era anche la cosa di Cerno? Non ne sono pronti. Ah, era dal 20? Non sono pronti, sì. Scusa? Non sono pronti, sì. Adesso poi le integreremo, avete capito che tendenzialmente provo a fare 10 al mese, cioè, ne abbiamo fatte 40, settembre, ottobre, novembre, dicembre, cioè, se ce la facciamo anche questo mese, diciamo. Stiamo cercando di capire cosa fare su Spezia per i filobus. Io non mi arrenderei al fatto di presentare un'operazione molto bella. Io non sono d'accordo su Fabio, non andavo. Ok, avrei voluto dire. E aspettiamo col comune la data per, eccolo qui, aspettiamo dal comune la data per la scuola di Piazza Verde, che è una cosa molto importante, adesso c'è anche molta tensione per le famiglie. Insomma, se sono 70 anni che hanno bombardato, adesso decisioni più, decisioni meno. Poi volevamo programmare l'inaugurazione, Enrico, di quel cinema che ci hai segnalato tu, quello di Prano, quello, quello Torri Moti, nel senso che sarebbe il secondo che inauguriamo dopo quello di Scrivi, naturalmente lì ne abbiamo fatti tanti, ne inauguriamo due o tre simbolicamente. Comunque adesso spero che per la settimana prossima di poter completare, diciamo, il lavoro di gennaio e va bene. Poi, l'idea avete visto è quella di presentare, diciamo, ogni giorno un'opera pubblica, almeno ci siamo riusciti, poi però ne parleremo più completamente nelle prossime giunte, e poi di affrontare, diciamo, ogni settimana un nodo importante imprenditoriale e un argomento strategico, come abbiamo chiamato. Se potessero venire sarebbe loro, allora facciamo di venire. E poi di presentargli anche una conferenza stampa alle 1:30, che a questo punto diventa abbastanza corposa, in cui secondo me più potete venire meglio è, perché diventa le competenze, diventano, diciamo, una cinquantina di incontri con la stampa che diventano un po' consentivo nella prospettiva dei prossimi anni. Naturalmente segnalatemi un po' tutte le cose che ritenete di discutere, diciamo, come grandi cose strategiche, bisogna dare visione a tutto, dal personale alla formazione, per dire, no? Cioè, non solo cose fisiche. E, naturalmente la strategia del sociale, no? Adesso partiamo da argomenti molto complicati e molto urgenti, dopodiché cerchiamo di affrontarli tutti. E così vale per il discorso imprese, no? Mi sembrava utile in questo momento mettere un po' al centro della nostra attenzione. Poi vi chiederò di aggiornare via via questa massa di informazioni che mettiamo sul sito e di farlo, diciamo,
cioè attraverso la tassia, attraverso la mia struttura e così via, ma un impegno che riguarda un po' tutti gli assessori, naturalmente. Credo che risulterà una cosa abbastanza utile. Comunque, oggi cominciamo da due imprese, nel senso che recuperiamo la pausa del 3, che sono Siemens e Piaggio, e poi da due grandi argomenti che sono banda larga e TPL. Renzo, imprese. Beh, sono due situazioni profondamente diverse. La Siemens si è vissuto in questi giorni l'andata sua a Erzelli, passaggio importante, significativo, si raggiungerà Ericsson che era già sulla collina, si comincia a costituire lì un nucleo di presenza dal punto di vista di imprese ad alta innovazione, ad alta tecnologia, particolarmente importante, particolarmente significativo. Quello che su Siemens questi giorni poteva destare un po' di preoccupazione era il fatto dell'impatto dell'andata a Erzelli di questa azienda qua sul sistema dei trasporti e sulle altre cose. Le notizie che ho avuto sia dall'azienda sia da parte di rappresentanti della RSU interna è che l'impatto è stato buono, nel senso che la rete dei trasporti con qualche problema, comunque i potenziamenti avuti hanno retto. Il primo giorno in molti hanno usato il trasporto privato, appunto preoccupati probabilmente delle conseguenze che avrebbe avuto il trasporto pubblico, poi nei giorni successivi è aumentato il numero delle persone, dei lavoratori che usano il trasporto pubblico. D'altronde sono andati su Siemens fra diretti e indotto c'ha circa 700 lavoratori, non sono presenti tutti perché alcuni di loro usano il telelavoro. Quanti sono in totale? Circa 700 fra diretti e indiretti, vicino al 50%, forse un po' di più quelli diretti, un po' di meno quelli indiretti, però sono 700, alcuni usano il telelavoro quindi non sono presenti, però era una prova non di poco conto, mi pare che la macchina ha funzionato, c'è qualche preoccupazione per quanto riguarda i costi dei parcheggi di interscambio, ma credo che diventi materia di contrattazione anche sindacale tra i lavoratori e impresa. Ci sono stati inizialmente, adesso mi auguro che in questi giorni si siano andati recuperando, dei problemi per quanto riguarda la funzionalità della mensa. Un giorno c'è stato un impatto pesante, una mensa mi pare per 500 posti, non c'è turnificazione. Non erano scaglionati, non c'è turnificazione, è la stessa mensa che usa anche Ericsson, quindi conseguentemente c'è stato un impatto che è stato un impatto abbastanza serio, con tempi di attesa lamentabili, lavoratori particolarmente lunghi, però mi pare che da questo punto di vista la situazione ha retto e in questi giorni non può altro che migliorare, perché poi i problemi ce li hai nel primo impatto, poi piano piano le cose vanno e tendono a migliorare. Quindi mi pare che è questo un po' il quadro. Per quanto riguarda aspetti di natura, chiamiamo industriale, in questa fase qua Siemens non ne ha di particolarmente evidenti, non ci sono questioni di tensioni con i lavoratori o problemi per quanto riguarda gli assetti futuri. Anche le notizie che circolavano sui processi di riorganizzazione di Siemens a livello europeo, a livello mondiale, mi pare che al momento non determinano. Cioè, non riguardano il segmento nostro. Non riguardano il segmento produttivo genovese, quindi da questo punto di vista mi pare che sia una situazione da monitorare, a tenere costantemente sotto controllo. Ho avuto modo di parlare questi giorni anche con l'ingegner Gola, che è l'amministratore delegato, mi pare che è una situazione che di cui possiamo essere relativamente tranquilli, come oggi si è tranquilli per questioni che riguardano gli assetti industriali. Però è importante sto fatto qua, che ci siano due aziende su e quindi comincia a prendere corpo questa vicenda. Sarebbe importante e necessario a questi punti che arrivassero
notizie positive anche per quanto riguarda le decisioni dell'università, perché allora davvero si avvia la realizzazione veramente del parco tecnologico e scientifico, anche perché credo che molte piccole aziende, piccole e medie imprese aspettino il definirsi della situazione prima di fare delle scelte per quanto riguarda il loro accostamento sulla collina. Anche l'impegno che noi avevamo preso, che era quello di fare un bando dedicato a sostenere il trasferimento e l'insediamento di imprese, io sto ancora tergiversando, perché mi pare che c'è un clima complessivo che andrà in una direzione o nell'altra a seconda di quella che sarà la scelta che opererà l'università. Se l'università dice ok, queste aziende ci sono già, è facile che a quel punto lì, incentivando e aiutando un processo di insediamento anche di piccole e medie, si possa determinare. Se non fosse questa risposta dall'università, la situazione avrebbe meno motivazione per qualcheduno per trasferirsi in cima alla collina. Questo è un po' il quadro di Simo. Non so se tu, Presidente, hai altre notizie. No, mi sembra che sia così, insomma. Dunque, io ho sentito Golla, ha detto che eravamo a disposizione per gli aspetti, per così dire, logistici in questa fase, che sostanzialmente poi riguarda l'AMT, diciamo, non è che è chiaro che tutto il lavoro di prospettiva di cui si occupa nella parte del collegamento, non è una cosa di oggi. Insomma. Avete visto che su quel punto l'Unione Europea ha formalizzato il finanziamento, quindi abbiamo dei soldi per progettare l'impianto. Un'operazione strategica di altissimo interesse, ovviamente, come dire, una cosa di alcuni anni, insomma, di alcune decine di milioni di euro. Però, insomma, quando poi formeremo il programma dei fondi FES, anzi, oggi pomeriggio bisogna parlare bene di queste robe. Oggi siete tutti o quasi, pomeriggio? Quanto durerà questo pomeriggio? Ma un'ora e mezza, insomma. Oggi è abbastanza strategica come giornata, penso che bisogna affrontare un po' bene. Poi voglio parlarvi anche di quelle giorni di barca, ma lo farei oggi perché siamo in tema, quindi non ce ne fa due volte. Siete quasi tutti. Vabbè, quindi. Posso dire che il direttore mi ha chiesto di fare il punto sulla questione dei collegamenti. Allora volevo dire se siete disponibili, che magari lo vediamo anche tutti insieme. Pippo viene oggi, non manca. Ma anche la Mori c'era, stanno arrivando tutti. Vabbè, dai, dunque, su questo punto qui mi pare che l'operazione insieme sia un'operazione conclusa. L'avete visto che, insomma, se non vi sfuggirà che Siemens nel passato ha guardato anche la salda energia, quindi l'attenzione che c'era verso, diciamo, la Genova e la Liguria è orientata anche in una direzione diversa. Questa direzione temporaneamente, adesso almeno temporaneamente, è attuale, e quindi bisogna curare con molta attenzione la parte che c'è. Insomma, in quel tiro e molla che ci fu con il muro, quando c'era Profumo, Siemens rinunciò ai finanziamenti, quindi diciamo, c'è la dinamica che c'è con Ericsson, cioè ci impegniamo a darti soldi, vediamo quanto rispetti gli accordi, il lavoro, eccetera, eccetera. I numeri sono numeri significativi, loro usano moltissimo ormai questi consulenti, come li chiamano loro, no? Cioè sono persone che lavorano tutto il giorno in azienda, ma che non sono dentro l'azienda, in poche parole. Però questo meccanismo europeo ormai è abbastanza diffuso. Non mi pare che abbiamo particolari tensioni dal punto di vista del lavoro. Ho pregato Renzo di seguire le cose logistiche in questi giorni, perché non volevo che ci fosse a parte un articolo e mezzo, mi pare più o meno. Avete visto che apre qualche attività, diciamo, anche civile. I prossimi giorni il bar ha aperto la palestra. La palestra in cui si può essere collegati ad internet mentre si corre sul tapiro largo. Non c'è pace neanche lì, da dire. Se vado a correre, una cosa lascio perdere internet. Va bene.
non laverebbe qui, perché una di queste, diciamo, cose che pensavo di fare era quello di avere qui in giunta, qui in conferenza stampa, gli AD, diciamo, i vertici di queste imprese, 25, 30, più grosse, ovviamente, ho detto a Gola che pensavamo di averlo qui dopo l'inaugurazione per evidenti motivi, tendenzialmente sarebbe il 31 a data, diciamo, scelta. È chiaro che potremmo avere una mezz'oretta di scambio qui, mezz'ora per qualche d'ora, no? In cui lui ci illustra un po', diciamo, no? E così poi fanno gli altri. E poi, diciamo, lui potrebbe presentare la stampa a questo punto, non tanto la sede che è già presentata, ma la logica, diciamo, industriale, la presenza di Siemens in questa regione, insomma, in questa città. Adesso magari la settimana prossima poi cerchiamo anche di calendarizzare anche un po' queste presenze qui di vertici italiani. Poi c'è la questione, no, ecco, Siemens è intenzionato a sviluppare un'iniziativa insieme a IT, adesso io non la conosco nei dettagli, potresti forse ancora raggiungere a questo punto. C'è sempre quello di più? No. Magari da qui al 31 cerchiamo di capire meglio, valutiamo se è utile che ci sia anche Cingolani quel giorno lì, se la cosa è già in qualche modo matura, se comunque hanno. E IT a sua volta nel palazzo di Siemens, se ho ben capito, sta trattando l'affitto di un piano, no? Attività molto legata alla rivitalizzazione robotica, insomma, no? Quelle cose lì, che hanno bisogno di grandi spazi proprio di movimento delle persone, delle abilità, insomma. È chiaro che sono test un po' clinici e un po'. Ah, tu hai preso mai contatto con queste robe qui con loro? Sì. No, con sì, su queste robe qui, sì. Ma c'è un gruppo. E vabbè, insomma. E niente, poi c'è la questione dell'università. Avete letto che Napolitano mi ha detto che secondo lui ci dovrebbero essere a breve, come dire, novità positive. Sono occupato personalmente dopo la visita di l'università, quindi giustamente vi pregherei di prendere un po' di contatti, diciamo, la persona che sia un po' incaricata a Roma di fare da coordinamento è Meloni, come sapete, no? Il deputato che si occupa molto di questioni legate alla ricerca, fatelo insieme, vediamo se magari il giorno 16 in cui io sarò giù e molti di voi saranno giù, riusciamo a fare magari un passaggio, insomma. Dunque io ho fatto avvisare un po' tutti gli interessati gli incontri già programmati. Il 16 vediamo Gabrielli alle 11, poi è fissato l'incontro con Del Rio, te l'hanno detto, no Matteo? Sì. Te l'hanno detto? In cui parliamo un po' anche della questione personale, oltre che di, diciamo, questioni industriali legate a... E facciamo anche un po' un punto sulla legge elettorale, che è materia di consiglio, ma già che siamo uniti da un fraccio. Al momento non sono fissati altri incontri, se ne fisseremo altri vi dirò. C'è conferenza. Cercate di coprirlo un po'. Io ci sono dalle 10 alle 11, puoi stare tu? Facciamo la sanità prima. Puoi stare tu? Io sto aspettando l'orario dell'incontro con la gente. Vabbè, cerchiamo di alternarci. Ci sono argomenti particolari, sposterò alcuni. Ah, no, cioè. Oppure andare tu da Gabrielli, semmai. Ci mettiamo bene d'accordo su dei temi. Sì, sei Giulio. Adesso fate voi questo passaggio, Pippo e Renzo con Meloni, cerchiamo di capire se già il 16 può essere un'occasione per fare il punto, ma poi ci dividiamo un po'. Mi pare che ormai la chiave lì sia la risposta dell'agenzia, come si chiama, per l'autorità, per le la praticabilità del negozio giuridico dell'acquisto di cosa futura. Questo in sostanza è il tema che è rimasto appeso. Vabbè, dai, mi pare che Siemens sia una cosa che
positiva. Adesso passiamo a Piaggio, che è molto più complicato. Ma non ci sono o sono timidi? Sì, possono venire, insomma, non magari trovare qualche sede. Vabbè, troviamo, sono cose risolvibili. Piaggio. Piaggio, avete letto dai giornali la situazione, è una situazione che sta determinando tensioni fortissime, perché noi abbiamo avuto su Piaggio un evento che è sicuramente un evento positivo. Guai a noi se questi giorni non lo ricordassimo, che è quello che qualche mese fa c'era l'indeterminatezza se Piaggio sarebbe continuata a esistere o meno, nel senso che se non c'era un processo di ricapitalizzazione l'azienda è quella che è sfumata. Quindi l'elemento positivo è questo, la ricapitalizzazione è stata fatta, è in corso, è stata sottoscritta sia dagli indiani, sia da Ferrari, sia dagli Emirati. Cioè da tutti sostanzialmente. Da tutti meno che da De Mase, che quindi va a ridurre in maniera consistente la sua quota. Sono 190 milioni di nuove risorse che sono arrivate a Piaggio. Queste risorse qua consentono adesso nel mese di gennaio la ripresa del completamento dello stabilimento di... Ma ha detto che già a dicembre hanno formalmente riaperto. Sì, hanno già riaperto, quindi a gennaio parte concretamente. L'ipotesi è quella che entro la fine dell'anno ci sia il trasferimento delle attività produttive nel nuovo stabilimento. E questo è sicuramente un dato positivo che non era scontato, che non era semplice, che per fortuna c'è. Quindi da questo punto di vista un elemento di soddisfazione c'è. Dall'altra c'è però il piano che è stato presentato in questi giorni, ieri l'altro, non ricordo bene, mercoledì, se non ricordo male, nel confronto sindacato-impresa, che è stato successivo all'incontro che avevamo già tenuto qua in regione riguardo tutti i firmatari dell'accordo di programma, dove ci avevano presentato qua le linee future di indirizzo dal punto di vista industriale, ma non c'erano numeri e non c'era l'accompagnamento di quelle che erano le conseguenze per i lavoratori. Lì mi pare che dal punto di vista industriale, a fronte del fatto che il P180 comincia, è un modello che in questo momento non riesce ad avere attrattività sul mercato, mi pare che le prospettive industriali di Piaggio vertono su la motoristica, che va bene, l'attività motoristica sta tirando, aveva difficoltà che erano legate alle difficoltà finanziarie dell'azienda, perché non c'erano le risorse per acquistare il materiale dai fornitori e reggere il livello di produzione che questo settore può avere. È un settore che però, che per gli impegni che hanno preso a livello internazionale, o trova sbocco nel nuovo stabilimento, altrimenti rischia di saltare anch'esso. Sul P180 c'è un ragionamento di ammodernamento della linea e poi si sta puntando molto su questo nuovo modello, che può avere usi sia civili sia militari, che questo aereo senza piloti, questo drone in due versioni, prevalentemente finanziato dagli Emirati, che potrebbe determinare, fatto anche in un rapporto positivo col Ministero della Difesa italiano, realizzato in collaborazione con Selex e quindi con parte di Finmeccanica, che potrebbe rappresentare un futuro dal punto di vista delle prospettive industriali. Le tensioni nascono dal piano che è stato presentato per quanto riguarda gli assetti produttivi e occupazionali dall'azienda nell'incontro con le organizzazioni sindacali di mercoledì, dove c'è una pesante riduzione degli organici diretti di Piaggio, in modo particolare a Sestri, ma in parte anche a Finale, per gli esuberi che vengono presentati e per un processo di forte esternalizzazione di alcune attività, di alcune produzioni, a cui si aggiunge anche esuberi, esternalizzazioni e costituzione di una nuova società per quanto riguarda il sistema manutentivo, che dovrebbe rimanere a Sestri, il che fa creare condizioni perché Sestri finisce la sua vocazione produttiva industriale, resta prevalentemente il service, e da questo punto di vista quindi mi pare che sia un piano che giustamente ha determinato la reazione da parte dei lavoratori,
per i numeri che presenta, ma anche per le indeterminatezze che presenta. Perché poi esternalizzare cosa vuol dire? Chi fa l'esternalizzazione? Questo processo riguarda sia Sestri che Finale. Sia Sestri che Finale, in maniera più rilevante Sestri, in maniera più contenuta Finale, però anche a Finale, fra esuberi e esternalizzazioni, c'è circa 150 lavoratori che sono interessati. Sulle esternalizzazioni c'è indeterminatezza. Quindi facci capire, sì. Un pezzo di lavoratori di Finale va a Villanova come dipendenti Piaggio. Quasi tutti vanno a Villanova come dipendenti Piaggio, c'è un numero... Un pezzo ci va, ma ci sono va... Sono cifre già. Un pezzo si esternalizza, ma lavora dentro. Non è chiaro se lavora dentro o se lavora fuori. Infatti il tema delle esternalizzazioni è molto controverso perché... Non, al momento non hanno detto molto, né con che partner li fanno e né per far che cosa, perché secondo me uno dei limiti che ha il piano che hanno presentato l'altro giorno, oltre che i numeri inaccettabili, è anche il fatto che i numeri degli addetti, di quelli esternalizzati, non è legato a numeri per quanto riguarda la produzione prevista, perché poi io esternalizzo, faccio una nuova, dico a Montaldo di fare un'impresa e gli affido alcune attività che loro ritengono necessarie esternalizzare perché tutti i loro competitor a livello internazionale le fanno con strutture esterne, ma anche Montaldo che fa questa attività, se non c'è chiarezza di quelli che sono i numeri della produzione dei prossimi anni, il drone, quando, come e quanti, che prospettive di mercato. Quindi c'è un problema serio di numeri, ma c'è un problema serio anche di capacità di reggere di quei numeri perché non sono supportati da un piano industriale che dica quanto producono e come producono e per chi producono, perché altrimenti davvero diventa tutto aleatorio. I lavoratori ci hanno chiesto un incontro che teniamo martedì alle 14. Al di là delle competenze, chi ha desiderio di partecipare, credo che sarebbe visto come una buona funzione. Quanto meno Cascino ci dovrebbe essere, perché c'è anche una parte, perché i lavoratori adesso ci dicono... Cascino, Vespo, Guccinelli, Burlando, diciamo... La formazione... Al momento, perché invece stanno drenando i soldi della provincia. Hanno usato i soldi della provincia. Alle due col presidente. Sì, dopo il consiglio. Insomma. Veniamo qua, no? Sì. Vengono anche i tre comuni interessati. Abbiamo invitato anche i tre comuni interessati, le due province, perché anch'esse avevano firmato l'accordo di programma del 2008. Genova, Savona, Villanova, Finale, Genova. Mi dicevi in che sala viene fatta, non lo so, però qua a De Ferrari, molto probabilmente in auditorio. Immagino che sarà un certo numero. Sì. Al momento loro ci hanno chiesto questi incontri. Quindi diciamo esternalizzazione, esubero a Finale, esternalizzazione e esubero più consistenti a Genova. E nuova struttura aziendale di una Newco partecipata da Piaggio per altri lavoratori per le manutenzioni. Quindi sarebbero tre tipologie di lavoratori. Evidentemente pensano che gli costi meno questa. Sì, però non è suffragato da numeri, non è suffragato da cifre, quindi credo che sia doppia la radio dei lavoratori. Sul futuro loro e sull'indipendenza comunque per piano. L'altro giorno la trattativa è stata sospesa. Mi pare che da parte dei lavoratori ci sono state anche posizioni, direi responsabili, nel senso che come messo, capivano che era a rischio anche l'esistenza della struttura di Piaggio, però portata a casa quella non possiamo portare a casa questa. Ma quello è il discorso di Finmeccanica Piaggio sul drone, poi com'è? Ma lì c'è Selex che collabora con... Senso. Soltanto oggi una collaborazione di natura industriale. Non dico. So che stanno lavorando molto anche col Ministero della Difesa, mi diceva la Pinotti che sta seguendo con la parte lì per quanto riguarda il Ministero della Difesa, perché ci conta molto anche il Ministero della Difesa per il nuovo velivolo. Ci sono ragionamenti anche di riassetto ulteriore dell'azionariato, però sono soltanto dei pur parlare, le voci dei corridoi, quindi lasciamole tali. Al momento l'azienda non ha ritenuto opportuno chiedere il rinnovo di un ulteriore anno di cassa integrazione che
molto probabilmente sarebbe stato possibile, quindi i lavoratori oggi rientrano tutti dalla cassa integrazione e rientrano tutti in servizio, ma le prospettive sono contraddittorio col futuro. Sì, molto contraddittorio. Vabbè. Quindi questa è una delle patate più calde e volenti. Noi dopo, diciamo, presenteremo tante cose dopo, ma comunque dopo la stampa è chiaro che faremo un cenno a Siemens, ma lì mi pare che sono cenni anche semplici. E poi non c'è dubbio che però una prima valutazione su quello che sta accadendo in piazza ce la chiederanno, quindi non so, faccio abbastanza fatica a capire. Comunque lo schema di ragionamento deve essere quello usato per Fincantieri e per Finmeccanica, no? Insieme alle forze istituzionali, comuni, province, regione, il mondo del lavoro, che diciamo, con gli interlocutori, che in un caso erano due grandi holding del governo, questa volta qui diciamo c'è un'azienda multinazionale, ho visto che Doria parla di un progetto del governo, mi pare una cosa giusta, magari parlano già un po' a castano, no? Nessuna conoscenza. Nessuno già conoscenza. Sì, immaginavo. Sì, anche perché poi Galassia ha sempre tenuto rapporti col mondo, diciamo. Credo che abbia incontrato anche Zanonato. Per... Ma la cosa è molto, diciamo, difficile da affrontare perché, diciamo, bisogna stare attenti a evitare che, come dire, di perdere tutto, ma bisogna stare attenti anche a evitare che per non perdere tutto perdiamo tanto. Insomma, non so se mi sono spiegato, penso di sì. Dunque, la vicenda è nota, no? Cioè, loro hanno fatto un'operazione su Villanova che parte come un'operazione di valorizzazione immobiliare con ricaduta, diciamo, di investimento sull'attività industriale. Questo processo qui non arriva in fondo, il cantiere si blocca. Non arriva in fondo sostanzialmente per due motivi, diciamo. Uno perché, diciamo, approvare questa operazione risulta col comune di Finarno molto complicato, insomma, no? Anzi, sa bene che appunto ci fossi anche tu, almeno anche tu, diciamo, qualche più gente viene meglio è, perché ormai la cosa è messa in un modo tale che si scavalla il mandato dell'attuale amministrazione finale, perché alla fin fine si è convinto di fare la VAS, ecco un altro assessore che è molto interessato a questa vicenda, sei tu Renato. E i tempi della VAS di fatto, se non a scavallare il mandato, ti portano in un periodo di campagna elettorale, di pre-campagna elettorale, che difficilmente sarà, diciamo, consentirà di chiudere l'operazione. Vabbè. E poi l'altro motivo evidente è che il mercato, diciamo, immobiliare ha subito una botta sconvolgente, quindi chi fa l'operazione immobiliare che ha finanziato per un po' integralmente l'operazione industriale, cioè fino al mare, si chiama. A un certo punto ha detto io mi fermo, no? Quindi c'è un combinato disposto della lentezza decisionale e della crisi economica, diciamo, del campo immobiliare. Questa cosa qui ha determinato lo stop dell'attività, diciamo, di costruzione dello stabilimento di Finale, di Villano. E per lungo tempo si è temuto che questo stop fosse uno stop definitivo. Magari non tanto per lo scarso interesse di Tata e Mubadala, che è il fondo, diciamo, sovrano degli Emirati, ma anche per il timore che potessero immaginare di sviluppare l'attività. Ecco. In questo momento, da quanto capisco, mi sembra che giochi fra più Mubadala che Tata. La decisione è un aumento di capitale, cioè 90 milioni di euro, da investire anche nel completamento dello stabilimento, sembrerebbe scongiurare, diciamo, questa ipotesi, cioè che volessero dismettere l'attività oppure che volessero continuare l'attività facendola però a casa loro. Ed è chiaro che l'unica cosa che non dobbiamo evitare è che si fermi il processo di completamento dello stabilimento di Villanova, che questa è la cosa pesante di tutto. Ora, adesso io non voglio dare giudizi, meno che mai in una sede così open, diciamo.
Certo, bisogna capire un po', e questo è anche giusto dirlo in streaming, quanto dipende dalla questione industriale, diciamo, di mercato, e tanto, perché se un'azienda vendeva 35 euro e ne vende 6 all'anno, 5 o 6 all'anno, è indubitabile che è una questione di mercato, cioè, e che il riposizionamento sui motori evidentemente ha tamponato in parte questa difficoltà, ma non l'ha del tutto, diciamo, compensato, insomma, questa evidenza. Però poi, diciamo, anche un po' a muso duro, con il linguaggio di verità, con l'azienda che certamente incontreremo nei prossimi giorni, insomma, come posso dire, il tema di fermare un po' il gioco delle scatole, no? Siamo capiti, no? Bisognerà che lo affrontiamo, cioè avere un minimo di stabilità, diciamo, nel scenariato, nel management, nelle prospettive. Cioè, in poche parole, come dire, il tema di rimettere un po' al centro il tema industriale rispetto, come dire, a quello della composizione finanziaria del pacchetto azionario, è un tema che, se non si affronta, fa morire le attività produttive. E questo mi pare che sia giusto dirlo, pur apprezzando un investimento di 190 milioni portato dall'estero in Italia, che prevalentemente dall'estero, no? Perché il grosso Renzo Mubadala è data, no? La grande maggioranza viene da lì, no? Ha sottoscritto anche Ferrari, ma la quota sì, è già minima. Quote piccole. E poi De Masi, non ha sottoscritto, ma anche De Masi è un finanziamento estero, perché insomma Venezuela è sceso all'11 oggi per cento. Quindi mi sembra che sia questo il tema. Naturalmente questo tema qui poi coinvolgerà un rapporto con il Consiglio, perché ovviamente il Consiglio. Noi in questo periodo qui abbiamo accompagnato molto l'azienda e in termini di fondi, dico noi perché sì, la provincia, ma sono fondi Europa, regione provincia. Io penso che dobbiamo dichiararci disposti anche ad accompagnarla ancora, diciamo, se però, diciamo, si capisce un po' dove si va a finire, insomma. E credo che sia anche giusto che questa discussione si faccia in via 20 settembre, come si chiama, in via Veneto, in via Molise, nel senso che mi pare una grande questione nazionale. Certo. Questo è uno dei due produttori italiani di aerei, l'altro è il gruppo Fiumicino. Insomma, è un pezzo, come dire, di quella competitività, diciamo, industriale di questo paese, non trascurabile. Tenete presente che gli investimenti in ricerca e sviluppo di un gruppo aeronautico sono investimenti impressionanti. Vabbè, poi c'è questo discorso Finmeccanica, poi c'è questo discorso IT. Voi sapete che l'IT si sta un po' occupando di queste learning machine, cioè di queste macchine, diciamo, che imparano, insomma, che fanno da sole, insomma. Tra l'altro uno dei massimi esperti mondiali di questo settore si chiama Tommaso Poggio, genovese, ed è uno dei capi dell'MIT. In 5 anni sta lavorando con Poggio, insomma. Quindi anche qui magari fatti qualche chiacchiera con Roberto Cingolani. Vabbè, poi c'è una cosa, diciamo, non secondaria, ma diciamo collaterale, che vorrei che Renata chiudesse insieme a Renzo, insieme al Comune, alla provincia, all'autorità portuale, che ha la storia cabina di verniciatura, così mettiamo in sicurezza Chiara Ragna. Cabina di verniciatura alla quale Piaggio non rinuncia, quindi non è un pezzo della dimissione industriale, non rinuncia, ma sposta in un hangar dell'aeroporto che ha. C'è già, sì. Quindi non è che se qualcuno la volesse leggere come un segnale che si va all'est, eccetera, eccetera, non è vero. Io vorrei che la chiudeste questa cosa qui, perché questo mette in moto un finanziamento molto grande. C'è un protocollo d'intesa. Quindi mi ha chiamato Luigi, mi ha chiamato in questi giorni. Chiudetelo. No, poi arriviamo un po' al cuore, nel senso che insomma, poi ci sono due nodi molto rilevanti che sono, diciamo, le persone che secondo loro dovrebbero lavorare sempre per Piaggio, ma non alle dipendenze di Piaggio,
Allora, gli esternalizzati sono 207, 108 a Genova e 99 a Finale. Sapere un po' bene, diciamo, per fare che cosa, chi sono i partner industriali di questa operazione. E poi ci sono, diciamo, invece quelli che proprio sono, secondo questi ragionamenti, cedenti. Sono 165, 117 a Genova, 48 a Finale. E infine c'è il tema dei temi, cioè il fatto che con questa proposta Sesti rimane un'attività di service, insomma. Cioè non un'attività industriale vera e propria, un'attività di service, cioè di manutenzione, in buona sostanza. Ora, è evidente che questo piano qui non è un piano, come dire, che si possa leggere e condividere, insomma, anche di fronte a una contrazione del mercato abbastanza evidente, ed è evidente quindi che bisognerà trovare delle soluzioni che non compromettono completamente l'investimento, ma che cambino questo indirizzo. No, mi ricordo un po' la vicenda di Fincantieri, quando si voleva, certo, non far uscire la nave dirigente, no, non è che fosse giusto non far uscire la nave, però bisognava salvare il cantiere e qui proseguire i lavori da norma, però cambiando questo piano in modo anche abbastanza significativo. Poi c'è un tema che io vorrei discutere con l'azienda, che è in particolare, diciamo, il tema Sesti, che è un'area molto pregiata, a fil di costa, per cui senza già andare nelle subordinate, ma credo che sia interessante capire se oltre alle cose che servono per loro, sperando che, come dire, che lo sappiamo tutto, che non ci sia bisogno di fare niente, ma si possono fare anche cose diverse, come pochissime aree industriali libere, che purtroppo, come dire, potrebbero avere spazi liberi a fin di costa, che potrebbero anche, come dire, ospitare cose diverse, no? In particolare la filiera legata in qualche modo a Fincantieri, no? O altre attività che la città ha perso perché non c'era uno spazio a fin di costa, capite tutti a cosa mi riferisco, cioè, altre attività che cercano ulteriori spazi, probabilmente, insomma, poi anche lì c'è la competizione libera, insomma, no? Questo è, diciamo, questo è il quadro, insomma. La vicenda, la delicatezza che hanno avuto quella di Finmeccanica e di Ansaldo in particolare, e di Fincantieri, insomma. Per il momento quelle due si sono chiuse abbastanza bene, Fincantieri si è chiuso molto bene, insomma. E Ansaldo Energia, secondo me, si è chiuso abbastanza bene, insomma. Vediamo cosa ha fatto con Zampini, sono di quelli che aveva qui a parlare con noi. E questa, come dire, va affrontato con quel taglio lì, insomma, con un taglio di chi capisce che bisogna partire da un dato certo che va consolidato e poi costruirci intorno. Quello che io faccio fatica a capire, ce lo devo dire un po' azienda, è che previsioni si fanno nel campo internazionale sul rilancio di questo settore. Quindi, poi, perché c'è un pezzo di mondo che non è più messo male come qualche anno fa. Gli Stati Uniti sono, che è un mercato prevalente di viaggio, no? E questo è, insomma. Ci vuole con la data e con l'orario? Sì, ma te lo potrei dare anche subito. Per esempio, lunedì a luna per andare a vedere. Di mattina, no? Sì, sì, anche. Cantieri, anche. Facciamo, non so, martedì alle 9. Va bene. Ma fai tutto. È importante che sia prima di, insomma, delle 2. Sì, sì. Vabbè, dai, su questo punto forse un po' di opinioni sarebbe utile raccogliere. Comunque un po' di verifica sarebbe bene fare. Non so, per esempio, Pippo, fai un po' una verifica di quanto è stato l'impatto della loro formazione in termini di risorse, capire se possiamo aiutarli ancora da questo punto di vista, insomma. E
poi bisogna capire bene invece le possibilità eventualmente di fare ancora il corso al progetto nazionale. Per fare un ufficio anche una scheda, magari deve fare una copia, se deve comunicarci, abbiamo contattato anche il ministero, cioè lì l'eventualità di un anno c'è ancora tutta. Poi tenendo in considerazione il fatto che la riorganizzazione societaria, c'è un comma della legge 223 che prevede appunto che a fronte della riorganizzazione dell'azionariato e quindi anche di un nuovo piano industriale si possa prevedere l'azzeramento di terra. Di fare delle opportunità di cominciare da capo, senza limiti, cioè senza incorrere nei limiti di quanto avevo già fatto prima, però lì mi pare dalla nota per tutta l'azienda che non c'è la volontà di farlo, come dici tu, confligge col fatto che poi cioè, se li sono dal 7, cioè dal 9, scusa, da ieri, se li sono ripresi tutti in azienda perché è terminata la cassa di attenzione di bilancio. Vabbè, insomma adesso l'azienda la rivediamo nei prossimi giorni, vediamo il lavoratorio, poi venerdì prossimo. Certo che se questo passaggio si affrontasse a stabilimento di Villanova aperto con un'ulteriore copertura di un anno di ammortizzatore nazionale, mi sembra un po' più. Se c'è un caso che giustificate questo qui, no, ma si dà per casi disperati senza futuro. Darla per un'azienda che fa uno stabilimento completamente nuovo spendendo non so quanto, 100 milioni, non costa tanto, 80 milioni, non so quanto costa. Mi sembrerebbe una cosa anche abbastanza. Chi l'ha detto che è il termine? Vabbè, insomma, la rete fondamentale abbiamo detto, no? Cioè ce n'è una, diciamo, urbanistica, una ambientale, una formativa, una lavoro e una industria. L'incontro è quindi alle 14 di martedì, lo faremo penso in auditorio, chi è interessato. Dopodiché questi numeri e questa impostazione la riassumo un po' anche per la stampa tra poco, insomma, diciamo, nel mezzo. Interventi? Mi raccomando, come dire, anche i savonesi a seguire un po' anche dal punto di vista più, come dire, territoriale. Va bene, dai, passiamo a due argomenti invece, quello che mi ha fece, banda larga e TPL. Dunque, TPL è avvisata, sì, fine, se devo immaginare, no? O no? Sì, dovrebbe essere già. Sì, però magari, finiamo questa, magari mandi un messaggio, un mezz'oretta. Va bene, questa è l'altra serie che ringrazio anche per il lavoro, diciamo, natalizio sul sito, insomma, comincia a prendere forma, mi sembra, la pezzo lì di cui volevo occuparmi. No, ho chiesto di darci un po' il dato complessivo a banda larga, perché mi pare che sia un pezzo che abbiamo fatto cose, credo, uniche in Italia, quindi essere abitati anche come quelli che fanno dichiarazioni. Comunque, siccome non voglio fare discorsi lunghi, vorrei che li faceste voi, insomma, che ci presentaste. Abbiamo qui i dati, quindi ci dite con che ordine guardarli. Li diamo anche alla stampa, questi, direi, no? Cioè, abbiamo copie, se mai diamo copie nostre, poi ce le facciamo fare. Diamo le copie. Ce l'avete? Mia a disposizione. Ok, via. Prego, prego. Ma stai pure seduto, non ti preoccupare. Dicevo, come vuoi. Allora, stato dell'arte, la prima slide, non so se sia la prima in questo ordine, stato dell'arte a conclusione dei lavori, primo semestre 2014, a fronte. Faccela vedere, Enrico. È quella colorata. Una delle due si dovesse avere, una delle due si dovesse avere, stato dell'arte a conclusione dei lavori, perfetto. L'altra invece è la seconda situazione ad oggi. Quindi, partendo quindi dalla fine, entro il primo trimestre 2014 la Liguria sarà completamente coperta. Vedrete due tipi di colori. Quelle verde scuro sono quelli in cui c'è stato un intervento regionale. Voi sapete che abbiamo potuto intervenire solo dove la legge dei fondi europei per il delle Valli ci ha permesso. Quindi tutti invece i comuni che vedete a livello arancione sono quei comuni in cui invece, essendoci presenti degli operatori, la regione non interverrà.
C'è da dire che però anche questo, alcuni di questi comuni in verità hanno delle problematiche, per esempio tipo della Val d'Arenna, all'interno del Vestale. Su questi com'è che si è provveduto? Uno, forzando verso gli operatori perché cercassero di coprire quelle aree che teoricamente avevano su coprire e che in verità per ragioni tecniche o varie non hanno fatto. Il secondo invece chiedendo l'intervento del progetto di Infratel del Ministero, che hanno già fatto un intervento alcuni anni fa con risultati un po' relativi, probabilmente hanno rinforzato in capienza di numero di corsie dell'autostrada, prendendo un attimo piano autostrade, laddove c'erano già un certo numero di capienze, l'hanno ancora aumentata, mentre non sono ben intervenuti sul punto in cui invece proprio non c'era la strada. Ecco, questa è un po' più o meno la filosofia dell'intervento del Ministero, anche perché quella è basata tutta su su fibra ottica, quindi diciamo il massimo possibile dal punto di vista della capienza, in qualche modo molte volte legata alla politica dell'operatore dominante che se ne fa. Un esempio è la Val d'Arenna. La Val d'Arenna era una situazione in cui, essendo teoricamente coperta da Telecom Italia, non lo era in pratica, era all'interno però del comune, quindi fuori dalle nostre aree, tutta una serie di... La prima interruzione, ma zona fallimento di mercato sono individuate come comuni nel loro complesso o possono essere individuate anche come pezzettini di un comune? Perché noi siamo arrivati a individuare pezzettini, perché allora se andiamo a vedere come comune nel loro complesso noi ci siamo trovati a un certo punto che non ce n'era quasi nessuno, perché tranne qualche eccezione, almeno nel capoluogo, dove molte volte erano poche case, qualche d'uno bene o male, molte volte più male che bene, arriva. In questo contesto noi avremmo fatto un lavoro, finita la fase di sperimentazione, qui eravamo andati solo anche noi nel comune, abbiamo coperto alcuni comuni che poi vedrete nelle slide, nelle schede. Siamo arrivati a fare una divisione del territorio in frazioni, località, case sparse, perché in qualche caso sono tre livelli. A livello di frazioni invece c'erano moltissime frazioni non coperte. Se noi ci fossimo limitati a dare una definizione in linea con l'Europa che per Digital Divide era un comune che non era coperto, probabilmente non saremmo mai intervenuti sanimiliamente. Allora siamo arrivati, è stato un lavoro molto più complesso, molto più difficile da fare, a ogni frazione. A quel punto ci siamo accorti che magari un comune con 12 frazioni aveva il capoluogo coperto e 11 frazioni nessuna. Ecco, ma il verde cosa vuol dire? Che noi siamo intervenuti laddove almeno in qualche frazione. Esatto. In effetti c'era una cosa. Non necessariamente in tutto il comune. Esatto. In tutto il comune, in parte di esso. Ecco, c'era un'altra che però non ho allegato, in cui in verità abbiamo differenziato in tutte quelle che vedete verde scuro, quelle che sono intervenute, quelle in cui poco per volta la regione alla fine ha tutte le frazioni, che sono circa un terzo di quelle che vedrete. Perché scusami, per esempio Spezia, che vedo qua, noi alla Biassa siamo intervenuti noi. Esatto. Vabbè, vedendo quello che è anche difficile diventa un... c'è l'elenco. Abbiamo un elenco frazione per frazione dove siamo. Quello che si capisce già è che la maggior parte del territorio di questa regione senza la Liguria sarebbe scoperto. Certo, non degli abitanti, evidentemente, ma del territorio sì. Ecco, in verità noi siamo intervenuti anche su segnalazione o della presidenza o di qualche assessorato, altre cose, in qualche comune di quel tipo marrone, scusate, tipo Rengo Sestri Levante. Sestri Levante tecnicamente era coperta da Telecom Italia, in verità c'era già stato un intervento Infratel a supporto, quindi con finanziamenti, però per esempio c'è il San Libiola, Santa Vittoria, Santa Vittoria. La quale siamo andati, ti ricordi, in Prete Furia a fare un'installazione, abbiamo risolto un problema di intralicio che non si riusciva a mettere e adesso fra poco ci sarà anche lì. Ancora una domanda, poi così. Ma l'intervento di Infratel, parlandoci chiaro, non ti preoccupare che siamo estremi, tanto mai si fa così. Cioè, è vero o è finto? Allora, le notizie che abbiamo avuto proprio l'altro giorno è che dopo 2 anni e mezzo di ritardo, da quando sono partiti con la gara, perché l'intervento, ricordiamoci, sono 5 anni che hanno messo i fondi in gioco, parte tutto, hanno chiuso la gara, hanno un vincitore che non ci hanno ancora detto, possiamo immaginarlo. Così almeno come gruppo di cose, questo non lo dico. Allora,
hanno un visitore o un contatto tale e che quindi fra poche settimane dovrebbero cominciare a lavorare per la firma del consulato. L'importo è di 5 milioni di euro. Per la non è poco. Allora, noi abbiamo usato, segnalando come regione, come data SIL, tutte le aree in cui molto critiche, o abitati, o case sparse, oppure zone che tecnicamente erano coperte, ma non lo erano dal punto di vista pratico, per evitare anche problematiche con l'operatore che dice. Un fenomeno che voglio segnalare è questo. Se andiamo a vedere tutte quelle che voi vedete che a fine dell'anno, a giugno, saranno coperte, si possono dividere in due categorie, quelle in cui frazione per frazione la regione, circa un terzo, se le fate tutte. Quindi noi siamo sicuri che a fine giugno avranno la banda larga. Un altro due terzi, noi siamo intervenuti in tutte le frazioni che il comune ci ha segnalato che non erano coperte. E quindi le altre dovrebbero essere coperte, quelle sono coperte, arriviamo anche a quella ad darlo. È un fenomeno che io ho notato, che vi devo dire, è questo. Che un po' per la crisi, un po' perché erano nate molte piccole città di telecomunicazioni, stanno abbandonando zone un tempo coperte. Cosa significa questo? Che il costo della manutenzione per coprire una frazione che magari 2 anni fa era coperta, esatto, si ritirano. Questo significa che prende a dicembre, quando è arrivata la situazione di un comune, guardate, questa frazione non me la coprono più. Quindi ci potrebbe essere un fenomeno che probabilmente non è importante da un punto di vista economico, perché stiamo parlando veramente di piccole cose, di frazioni che erano coperte che si scoprono, fra quelle che noi non siamo intervenuti. E questo lo dico più che altro per segnalarlo, che magari questo, di fronte al fatto, abbiamo fatto tutta la Liguria, se ne scopre una, qualcuno può dire, ma lì non è vero, ecco, lo dico per un fatto più di immagine che di sostanza. In verità credo che queste non siano, anche se è un fenomeno che sicuramente avverrà, non credo che abbia una rilevanza né tecnica né economica, allora stiamo parlando di piccole frazioni che via via avranno. Ecco, volevo aggiungere una cosa che poi dirò anche in conferenza stampa, alla quale vi pregherei di partecipare, tra l'altro, 1:30. Questo concetto, perché l'anno scorso noi facevamo una conferenza stampa a 7 gennaio, in cui dicevamo che avremmo coperto tutta la regione nel corso dell'anno. Effettivamente, sulla base delle informazioni di cui disponevamo il 7 gennaio, se non abbiamo finito, finiamo tra un mese, no? Un anno, sempre piovoso. Ora, il problema è che questo concetto di fallimento di mercato è un concetto dinamico, non è un concetto statico. Faccio un esempio. Vodafone ha annunciato un programma 1000 comuni. Quando lo annuncia, quel comune lì non è fallimento di mercato. Se poi non lo fa, lo ridiventa. Insomma, no? Infatti è successo, quindi non è che sia un problema che non ce ne eravamo accorti, diciamo. Il problema è che se un operatore privato fa un programma ufficiale in cui dice ci vado io, non ci possiamo andare noi. Se poi cambia i suoi progetti, li ridimensiona, toglie comuni, ce lo comunica, allora no? E tuttavia, sulla base di ciò che sapevamo lo scorso anno, più o meno abbiamo finito tutto, sulla base di ciò che sappiamo adesso, a giugno finiamo tutto, poi però può darsi che cambia ancora, no? Nel frattempo. Cioè, se in frattempo fa quello che ha detto, per esempio, è un conto, se non lo fa un altro conto. Se un operatore ha coperto un comune, adesso, come dire, lascia, e quello diventa scoperto. Ok. A parte quello che è che a poco però, un terzo circa dei comuni che siamo coperti abbiamo coperti tutti. Quindi in verità abbiamo almeno un terzo di quelli che voi vedete verdi, scuri, che siamo sicuri che veramente la banda larga c'è, perché a forza di abbandoni di operatore serpiente è regionale al 100%. Gli altri due terzi, quelli verdi, noi facciamo 12 frazioni, ce ne ha segnalato 7, noi le facciamo tutte 7, ma se qualcuno di quelle 5 si scopre per questa ritirata che esiste dal punto di vista economico, di questi piccoli o medi telecomunicazioni, se ne nascerà un altro da coprire in maniera dinamica. Quindi la leggenda andrebbe letta così: comuni con banda larga tramite internet, cioè totalmente o parzialmente, giusto? Ecco, sì, qui la slide non ti preoccupare, ma non ti preoccupare, il verde scuro e il verde di questo sono esattamente il verde. Il verde scuro siamo sicuri che l'abbiamo fatto tutta noi. Il verde sono quelli, il complemento a quelli che ci hanno chiesto in comune. Va bene, perfetto. Quindi devo dire che c'è comunque anche un supporto tecnico che è stato aperto con un sito di banda larga, per esempio per i richiesti anche dei cittadini.
informazioni. E questo, contattando poi il sindaco, ci ha permesso di scoprire. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Ovviamente, comunque, frazione per frazione, avete tutte quelle fatte. No, vediamo la seconda slide. La seconda slide è quella, quella che dicevi prima. È stato l'avanzamento lavori alla data odierna, in cui abbiamo diviso l'arancione, sono stati di nuovo quelli di prima, quelli che in qualche modo non ci siamo interessati, quelli che erano coperti. I verdi scuri sono quelli completamente finiti. I verdi chiari sono quelli in cui ci sono parecchie frazioni da noi coperte, ne manca ancora qualche turno. I quattro bianchi che vedete sono quelli che saranno previsti entro, come dire, la data giugno in linea, però in questo istante non abbiamo ancora fatto una frazione. Per pignoleria, se siete levanti, l'hanno messo bianco, ma avrebbe dovuto essere giallo, perché dovrebbe essere coperto di giallo e paese, però è stato questo intervento che abbiamo fatto prima per quella frazione che era rimasto scoperta. Montaretto, i quattro comuni sono Montaretto, va a posto, Montaretto è a posto, a posto va a posto, sì. No, Montaretto è coperta tutta a questo punto. Devo dire che su quel quarto di frazione che c'erano state le richieste per aver coperto dopo, in questa istanza non è stato ancora nessun abbonamento, però è a partita. Devo anche dire, servito, ma non si avvolge, no, si mandano più la viola, diciamo, alla casa del popolo di regalare la questione, quindi diciamo che ci dico così. Poi cosa seguiamo, Enrico? Poi cosa seguiamo? L'elenco, questo qui no, questo salto, due elenchi, le frazioni completate e le frazioni fini ancora da fare. Le frazioni a fine da fare abbiamo diviso i comuni, vedrete in verdino, quelli in cui comunque ce ne sono tanti che ne abbiamo fatte. E noi ci abbiamo delle coppie, no? Bianche in cui non ci sono colori. Abbiamo delle coppie non colorate. Ah, chiedo scusa. No, non importa. Allora, diciamo quindi, scusate. Era minore come valore. Era che fra quelle da completare, ovviamente, ci sono il comune prete di Cogoleto, che avrete visto in bianco, per questo in bianco e nero, perché non abbiamo fatto neanche una. Mentre invece il comune di Chiano Arentina, Arentina, perché lì ce ne sono ancora tre da fare, ma ne abbiamo fatte altre 8. Quindi in verità nel comune siamo già intervenuti. Allora, scusa un attimo, quindi questo primo elenco qua sono tutte quelle che sono finite. Invece quello secondo è quello che finiscono nel giro di qualche mese, massimo 5 e mezzo. Sì, massimo 5 e mezzo. Vabbè. La cosa importante sarebbe da capire in quel discorso dinamico di cui parlavo prima, se volta per volta scopriamo che ci sono ancora dei problemi. Insomma, questo è il punto, no? Capire se tra noi e Infratel siamo in grado di una partita. Allora, Infratel ci chiude sicuramente tre casi che se va avanti. Rapallo, la frazione di San Maurizio dei Monti, quindi l'abbiamo messa e loro dovrebbero chiudercela. La zona di San Carlo di Cese e il resto della Val d'Arena. La Val d'Arena era tutta scoperta, poi Telecom circa 72 di quelli che prima all'inizio presentavano c'era coperta, con l'intervento gara in corso di aggiudicazione dovremmo coprire al 100%. E poi Bardinetto, alcune frazioni di Bardinetto che erano state lasciate, come dire, a questo intervento. Ecco, ma se diciamo zone non affluenti del mercato, non basta Infratel. Proviamo la Tassiel e Renzo Cucinelli a fare uno sforzo finale, ce la facciamo o no? Facciamo uno sforzo. Se basta uno sforzo, uno sarebbe non giusto. Vabbè, ma ragazzi, questa è la vita. Sì, Però bisognerebbe capire cosa significa in termini finanziari. Quello che mi aspetto io è che ci saranno via via qualche richiesta per qualche frazione, probabilmente ognuna da 10.000, 15.000, 20.000. Abbiamo ancora una piccola possibilità di supplettiva con la parte in corso dal punto di vista giuridico, giusto? Secondo sì, sull'ultimo. Dal punto di vista di una vera situazione di fondo. Diciamo che noi copriamo tutto l'estendibile del 600, qualcosa meno, credo. Quello che è, ma che non c'è una possibilità 600, mi hanno detto. No? Quanto? 827. No. Questo non è che sia obbligatorio farlo, è quello che è giuridicamente possibile estendere.
diciamo che se è necessario usare tutti quei vici si hanno. Ma io ci terrei a chiudere il programma, insomma, mi parebbe giusto. Insomma. Adesso Infratel cos'è? Mise? Mise, sì. Non so, avete contatti con questi signori, li conoscete? Sì, sì, il direttore tra l'altro è mio ex, quindi li conosco proprio bene. Però, proviamo a chiudere. Diciamo, quello, diciamo che noi loro, finanziariamente... Che noi li abbiamo segnalati, loro hanno coperti. Sono quelli che via via dinamicamente dovranno uscire perché qualcuno se ne va. Quindi quelli non ci sono, intervento mise, disvitenti, quelli non... Diciamo che finanziariamente possiamo coprire tutto l'estero. Noi oggi diamo la stampa... Ho capito che sono a colori quella stampa, giusto? Poi vediamo l'ultima tabella in cui ci sono anche i costi, diciamo. E diciamo che tra noi e Infratel cerchiamo di, ammesso che però ci dicano un po' come stanno le cose, gli operatori, i comuni, no? Quindi, cioè, mi pare di capire che ormai si parliamo del 4-5% del nostro intervento complessivo, no? Frazioni siamo al 100%, tranne quelle che si scoprono via via. Vabbè, questo, certo, questo spieghiamolo bene oggi, perché abbiamo cercato di aver visto, come dire, nell'elenco delle dichiarazioni, come dire, ottimistiche di Capodanno, fatte per finta, questa roba qui è una cosa che dimostra che chi dice queste cose non sa cosa succede al mondo. Non c'è regione italiana che abbia speso, in relazione ai suoi abitanti, una cifra del genere a banda larga. Tanto devo dire, con operatori che hanno lavorato bene, insomma, penso, anche se è diventato sindaco, penso che si possa dire un lavoro veramente eccezionale, perché se consideriamo che certe zone della Lombardia con un'antenna copre milioni di abitanti, per noi siamo dovuti andare sui ma poi consideriamo come è andata l'operazione, diciamo, delle province del Ponente Ligure. Il silenzioso no, che spara la pubblicità. Però scusate, questa opera qua è paragonabile. C'è una differenza enorme. Leggeteci l'ultima pezzetta, quello con i numeri. Lì è un riassunto dell'ultimo, che però magari provegno sicuramente di tutti gli investimenti regionali. C'è stata la prima fase di circa 1 milione di euro che riguardava la fase di sperimentazione, che era fatta tornando un po' alla domanda di prima, non tanto per frazione, quel tempo lo facevamo per comune perché era proprio l'inizio degli inizi, e poi via via abbiamo raffinato con il primo bando di gara che aveva coperto essenzialmente il grosso dei 38 comuni della provincia di Genova, 18 comuni della provincia di La Spezia per 9 milioni e 80 mila euro, 54 comuni e 342 frazioni. La fase invece terza sarebbe il secondo bando di gara e la successiva integrazione. Noi per finale abbiamo finito tutto quello che era nel secondo bando di gara, mentre invece in questi prossimi 2 o 3 mesi chiuderemo il discorso per quelli che sono stati messi in integrazione. Totale 24 milioni, no? 23 milioni e 993. Diventano praticamente quasi 25 se facciamo l'operazione. Volevo capire se c'è il numero totale di abitanti e servizi da qualche parte, c'è, no? Non l'abbiamo messo, però l'abbiamo come dato. Ce l'ho dato la prossima volta. Come volete, no? Non l'abbiamo. Ditecelo. Esatto. 110. E abbiamo sistemato Barbagallo, Vesco e Castanino, la banda larga. Allora, Infratel, Suppletiva, c'è un male che ho amico, 10.000 abitanti servizi. Lo consideravo un Va bene, ci vediamo a 1:30, va bene? La fate voi un po' di... Ci sono, scusate, sono abbastanza semplici. No? Io, peraltro, in giro non trovo altro che soddisfazione per questa roba qui, insomma. Scusami, tu hai già un'idea di quello che ci dovreste portare, magari o mandare, se non ti regnate, insomma. Spegnilo, Barba, dammi un'idea, buttalo via direttamente. Lo butti via. Ci dovreste portare ancora, per mandare per la prossima volta, 2 tabelle. Una è la tabella che chiamiamo Infratel, che qui non c'è, giusto? L'abbiamo, però anche oggi. Sì, beh, ma insomma, ce l'avete venerdì, anche se non è che sono...
e poi ci date ancora, diciamo, la, quello che a oggi vi risulta essere un buco ulteriore, insomma, no? Quelli... Ma solo tre? Quelli che ci hanno segnato a dicembre, allora non possono contare così tanto. No, io quello che dicevo è che ce ne saranno delle altre piadine, quindi era più una cifra difficile farla, perché dipende da quanti abbandoneranno e da quando arriveranno, da affrontare un caso per volta. Però mediamente sono sempre tutti interventi, salvo motivi proprio particolari, quanti sono nel migliaio di euro, che siano tre, o vendono 20 o 10, è un po' difficile prevedere, perché dipende dai piani, dai vicini operatori, cosa lascia. Vediamo nel mezzo, se finissimo prima ci vediamo prima per fare più questo programma, come credo sai, è collegato al discorso Wi-Fi, perché questi sono dei prodotti che vanno dappertutto. In queste istanze il progetto Banda Larga, con la concessione che è stata data all'operatore in maniera permanente, è quello che uno si collegasse da quel punto. Forse l'ha già detto, sì. Però questo è anche la colonna portante di un altro progetto, un Wi-Fi, che volendo continuare il paragone degli acquedotti è come mettere un po' di fontane pubbliche. Questo lo diciamo oggi, confermiamo che si fa entro l'anno. Non ci può essere l'acquedotto che è lì. Confermiamo che si fa entro l'anno, vero? Sì. La parte prevista, sì. Volevo chiedervi una cosa sugli ospedali, perché mi è venuto il dubbio, ma ospedale intendiamo che c'è una saletta in cui uno va e trova il wifi, o intendiamo che nella sua camera c'è il wifi? Non pretendo che esplorate adesso, ma è chiaro che è molto diverso. No? Tecnicamente, chi lo non possiamo ridire. Vado io. Ma potrebbe andare in una saletta qui vicino quando c'è. Siamo tutti bravi, stiamo meglio anche noi, eh. In fondo laggiù. Autorevole, eh? Ma continua comunque. La natura stessa delle wifi è che semmai la problematica sia è quella che ancora si vuol dire non è stata tecnicamente affrontata, di isolare le zone in cui o per questioni di altri macchinari del tutto non ci si arrivi. Quindi non è il problema di arrivare lì e estenderla, il problema è che il stesso già copre la fontana proprio la zona, e tratterebbe di proteggere. Sono stato all'evangelico, visto che c'è al piano terra una zona servita. È chiaro che è tutto diverso, no? Se c'è una zona ospedale in cui uno va e è servita, o se invece la camera di degenza, no? Se uno copre l'ospedale, l'ospedale, se per esempio San Martino è già coperto tutto in maniera dettagliata, però è a servizio di alcuni sistemi che sono adottati in Italia e non sei autorevole. Si tratta di vedere di aprire la rete. Non si può. Quindi il progetto sarà limitare le zone, non ampliare, perché quando lo metti in ospedale lo copri tutto, fino ai voti in quel mezzo per non tenere coperto. Ecco. Sì, vederci, no, non ci deve parlarne, ma poi pomeriggio impegnato. Vabbè, mi pare che ci siamo. Se finisco prima ci vediamo prima, ok? Se finiamo prima ci vediamo prima, se no ci vediamo nel mezzo, vi avvisiamo quando abbiamo finito. Ok, TPL, dai. Ciao. Non vi dico che bisognerebbe occuparsi della temperatura di questa sala, però non ho capito che quello che dico non serve a niente. È chiuso adesso. Ho capito, ma scusa, è possibile che pazienza, che sia chiuso o che sia aperto non funziona, no? Cioè, ce ne occupiamo o non ce ne occupiamo? Non sarà impossibile da immaginare. Un pazzo lo spreco, no? Perché... Allora, aspetta, sì, dov'è? Finisce. No, c'è. Facciamo le pratiche mentre entrano, dai. Allora. Vabbè, allora facciamo dopo, dai. Se non ci sono gli assessori, facciamo. No, questo è con lui. Facciamo dopo, dai. Allora. Ma non possiamo farli accomodare da qualche parte? Ma adesso se ne vanno, dai. Poi vada in auditorio, dai, occupatene un po', beh. Vanno via, vanno in auditorio, li mettiamo in una sala e si mettono a chiacchierare. Allora, Enrico, forza.
Allora, oggi affrontiamo, dopo la banda larga, un argomento tra i più importanti dell'anno, che è il TPL. Credo che non ci sia bisogno di presentazioni, una delle questioni decisive di questo anno qui, insomma. Voi sapete che con la legge si è messo in moto un meccanismo, fin se c'è, mi pare di sì, i collaboratori ci sono, vediamo a che punto siamo. Vieni, vieni. Prego, comincia tu, dai. Vabbè, noi abbiamo portato nell'ultima giunta le linee guida diciamo, per la costituzione dell'agenzia, quindi la linea guida dello statuto che a norma appunto della legge che è stata approvata devono avere, insomma, devono passare anche a un giudizio da parte del CAR, da parte della commissione competente, qui l'ho prontamente inviato, diciamo, il problema legato alla ricostituzione delle commissioni, insomma, a seguito della nascita del nuovo gruppo, quindi sì, per questa settimana e parte della prossima credo che sarà difficoltà, insomma, la convocazione, perché anche martedì consigliano. Allora, ti dico una cosa che non c'entra niente, sì, non volevo dimenticare. Il progetto 6.000 campanili ha prodotto un esito. E hanno vinto Sesta Godano e Seborga. Sì. Stiamo a fare commenti su come funzionano queste cose qui. Sicuro tuttavia la cosa è anche grossa, no Iva? Lo so, ma... Quanti valgono? 1.299.000 euro. E siccome i comuni sono anche piccoli o addirittura anche molto piccoli, insomma penso che sia giusto che l'edilizia pubblica, diciamo in primis, no? Si mette a disposizione per, diciamo, accompagnare, seguire, aiutare, siamo capiti, no? Ok, chiedo scusa Enrico, no, perché se non me lo dimenticavo. Allora. E quindi dicevo, aspettiamo ora la convocazione del CAVE, delle commissioni, per avere, no, qui inizieremo una serie di guida, per avere, insomma, il parere, però la legge parla di un sentito, però mi pare doveroso approfondirlo il più possibile. Dopodiché torniamo in giunta con quella bozza a quel punto definitiva, insomma, che inoltriamo, sempre peraltro. C'è anche una richiesta da parte delle elezioni sindacali di un'illustrazione che io ritengo sia doverosa, per cui nei prossimi giorni mi faccio carico di organizzare. Ad oggi, dal punto di vista politico, manca ancora la visione della provincia di Spezia e della provincia di Imperia. Ma ancora non hanno risposto. No, non hanno ancora risposto. I termini scadono da termini di legge, sono il 7 di febbraio, noi avevamo più volte sollecitato di non utilizzare tutto quel tempo. Ora, sulla provincia di Imperia... Che è incredibile che non ti dicano sì o no. Parole, devo dire, entrambi, Presidente e Commissario, mi hanno garantito la loro adesione. Mi preoccupa il fatto che dopo così tanto tempo da quelle parole abbia fatto seguito una comunicazione ufficiale. Ora, secondo me Spezia sta un po', il commissario, insomma, sta un po' seguendo, sta un po', insomma, subendo anche un po' le pressioni di questa protesta che anche si è manifestata con lo sciopero, insomma, dalla locale azienda. Su Imperia c'è un fatto differente, insomma, noi abbiamo fatto un ricorso al TAR rispetto al loro bando di gara, peraltro doveva essere discusso ieri, io poi sono andato il 24, ho fatto un lungo incontro con il Presidente, il nuovo Assessore dei Trasporti e tutto lo staff della provincia, in cui ci hanno chiesto, insomma, di differire il termine della discussione, cioè cosa che peraltro abbiamo anche fatto, hanno mandato alla nostra avvocatura di condividere questa loro richiesta, e pare che l'abbiano partecipato al 23, proprio perché volevano trattare con la loro azienda la parte economica di un'eventuale proroga del contratto per tutto l'anno. L'impegno del Presidente era che a seguito di quell'accordo e a seguito della proroga di un anno, insomma, la loro azienda avrebbero ritirato il bando di gara, avrebbero aderito alla nostra percorso di agenzia, quindi entravano anche loro nel percorso, diciamo, devo dire la parola, c'è stato un atto di pronuncia, insomma, il 30 di dicembre da parte della Giunta che, insomma, non ricalcava così fedelmente quanto detto a parole, insomma, aveva un po' costruito in maniera un poco chiara rispetto all'impegno, però insomma, abbiamo ancora pochi giorni prima di capire l'impegno rispetto al percorso che siamo dati.
da questo punto di vista, preso atto poi dalla volontà politica da parte di questi clienti di aderire, noi di fatto siamo pronti a che tutti poi facciano gli adempimenti conseguenti. Insomma, vi avevo già illustrato l'altra volta un po' a grandi linee qual era l'intenzione, l'idea rispetto anche alla composizione, al senso progettale, che mi pare fossero condivisi a tutti. Spiega. Nella prima parte della discussione tecnica, comunque tutti gli enti erano presenti, compreso la provincia di Imperia e la provincia di Spezia, insomma quel tavolo che abbiamo presentato. A grandi linee la proposta che ci forma PIS, insomma, è pienamente condivisibile, anche gli ennesimi complimenti, insomma, al Presidente, al Direttore, a tutti i collaboratori, insomma, per il lavoro che hanno fatto e stanno facendo, è quello di costituire una società di capitale, quindi una società per azioni, con un capitale di 400.000 euro. Lì c'è il tema che già abbiamo illustrato rispetto alla preoccupazione dei comuni, rispetto alla, la preoccupazione, insomma, che Genova abbia una quota rilevante, no? Perché qua addirittura maggioritaria. Quindi per evitare questo, e devo dire anche per tutelare la nostra amministrazione a fronte del fatto che se noi riconosciamo all'agenzia anche la gestione del contratto ferroviario, quindi ce la sottraiamo a noi, non possiamo avere una quota di minoranza, insomma, perché dobbiamo gestire contratto, oggi è tutto in capo a noto, avendo una certa autorevolezza all'interno di quell'agenzia. Insomma, quindi la proposta che viene avanzata, che secondo me è un punto di equilibrio condivisibile anche da tutti gli altri enti, siamo preoccupati del peso del ruolo di Genova, è quello che la Regione tenga per sé il 40% di quel capitale. Questo mi crede. Altre parole, se non saliamo molto noi, Genova è il fondo. Con questa quota Genova avrebbe circa il 27%, se non ricordo male, e le altre province sono rapportate, insomma, quindi poca roba, ciascuno messi insieme tanta roba. Insomma. Sì, c'è una forma di tutela rispetto al rapporto tra... Beh, 40 più 27 fa 67, quindi vuol dire che gli altri sono 33. Cioè un terzo rimane in capo agli altri, compreso Genova. Un terzo a tutti gli altri, tutti gli altri. C'è nella provincia o no? Ah sì, compreso la provincia, sì. Gli altri 7 enti hanno il 33% del capitale. Quindi 33% tutti meno Genova, 27 Genova, 40 Fils. Perché è chiaro che se lo dessi in proporzione con Fils, per esempio, all'1 al 2, Genova c'ha il 53%. Io ne ho parlato a Marco Doria di questo aspetto e mi pare che lui non abbia obiezioni su questo punto, si capisce che... Insomma, devo dire che in quella riunione era il punto di sintesi su cui tutti hanno convenuto, sia per la parte economica, perché c'è per le sborse, quindi, e sia per questo rapporto, insomma, di forza che lì dentro si va a costruire. Va bene, questa è la composizione dell'agenzia, quindi i temi sono due, uno chi aderisce, mancano due risposte, ecco, poi c'è una cosa che a me interesserebbe molto, di spingere altri ad aderire, cioè una parte, almeno di quei 235 meno 4 comuni, 231, sono arrivati 7-8 giorni. Queste possono arrivare col tempo. Però per l'ipotesi è comunque che formula fisse, di lasciare comunque aperto l'aumento di capitale, di modulare il capitale di tutti i soci conferitori iniziali. Cioè, quindi chiunque in qualunque momento può entrare a quel punto con una quota, diciamo, volontaria, cioè in base alle proprie disponibilità. Cioè, comunque ovviamente non possono essere veramente poco, ma io, tant'è vero che ho spinto una lettera all'ANCI, devo dire all'ANCI sono stata a carica di divulgare, anche di premere a oggi, insomma, ancora volte, però poi vedremo anche nella fase di... Man mano che queste qui aumentano, portano un po' di capitale, prendono una piccola quota e le quote degli altri diminuiscono un po'. Non mi sembra una cosa. Poi noi ci dobbiamo pronunciare ancora, diciamo, sull'opzione che rimane aperta, che è solo gomma o gomma ferro. E mi chiede, confermiamo la nostra pensione a fare gomma ferro, no? Io alla luce, cioè, tra l'altro... Sarei anche, al di là dei rapporti con Continentale, insomma, stiamo andando avanti anche in questa direzione, io credo che sarebbe opportuno, insomma, arrivare a un'ufficializzazione, insomma, perché vedo che in giro per l'Italia
altre regioni lo stanno facendo con una certa anche enfasi comunicativa, insomma. E quindi sarebbe opportuno, se c'è una condivisione, preparare anche l'argomento di giunta. Ma dimmi una cosa, ma la decisione formale chi la prende, per l'agenzia o noi? Prendiamo noi. La regione? Sì, siamo noi oggi più parlare. E l'agenzia la attua. L'agenzia. Conferiamo a lei anche la gara della fiera. Sai, l'argomento si può anche portare, però se siamo d'accordo possiamo anche concedere. No? Voi capite la valenza di sta roba, no? Penso, però sai, non è che adesso portiamo un argomento scritto, siamo anche un nuovo. E poi noi possiamo oggi, se ci sono ancora qualche cosa. Ma ci vuole un atto deliberativo su questo punto, no? Sì, dobbiamo fare un'arma. Va bene, quello. No. E quando sarà questo momento? Abbiamo il secondo argomento. Qua c'è. Vabbè, la parte più politica mi pare che l'abbiamo detto, no? Questa qua. Ricordo a voi perché, insomma, che l'eventuale scelta, che mi pare che sia questo indirizzo del gommaferro, porta a durate possibili che partono da 15 anni e arrivano a 22. No? E questo comporterebbe la possibilità di richiedere, specialmente per il ferro, non solo per il ferro, investimenti correlati a un tempo particolarmente lungo e quindi molto significativi. No, stando ancora a noi invece, appunto, io poi ho fatto anche una piccola nota metto sul sito che dice queste cose qui, che noi confermiamo l'impegno, diciamo, diverse forme di finanziamento, straordinario piano di investimento nel campo del materiale rotabile, ovviamente riferito a gomma, perché penso non ci possiamo mettere. A parte che noi sul ferro già interveniamo con una cifra gigantesca, per quello che sono le nostre risorse attuali, e che adesso bisognerà mettere in piedi. Insomma. In particolare su Genova, avete visto questa polemica, diciamo, di Prano. Io vorrei che noi su Genova anticipassimo un po' il ragionamento sui loro soldi, no? Chiedendo loro se sono disponibili ad attuare intanto una prima tranche di acquisti, attualizzando i loro soldi, nessuno può dire niente, cosa che noi potremmo fare per chiunque, con la possibilità, naturalmente, come dire, pagando qualche prezzo all'attualizzazione, perché non è che sul 10 è difficile, insomma, ed eventualmente usando, diciamo, quell'opzione di un maggiore acquisto, se non andasse a buon fine qualche progetto europeo, diciamo, nelle aree urbane, no? Messa così, io non so cosa ci sia da dire, no? Nel senso che se i progetti sulle aree urbane fanno il 100%, va bene. Altrimenti tu usi come opzione il fatto di fare più acquisti, cominci subito a pagare quelli con la quota europea e paghi dopo quelli con la quota, diciamo, comunale, che ha bisogno di una minore attualizzazione, no? Fatta così, io non capisco, questo è un paese che non fa polemica su tutto, ma se ce la fate a finire PRA siamo tutti contenti, se non ce la fate anziché buttare via compriamo gli altri. Detta così, non capisco la polemica, sinceramente. No? Sì. Ma no, scusate, ma sono atti scritti, non capisco la logica. I nostri uffici ritengono che sia molto a rischio, no? Giusto. Se i nostri uffici hanno tolto cosa che noi ci auguriamo, tutto è finito. Se hanno ragione, anziché perdere i soldi, tutti i soldi, compresi quelli già spesi, si acquisteranno 30 bus, 20 bus, 10 bus, quelli che mancano ad arrivare a completare il progetto. Eh? L'ipotesi che stiamo facendo noi. Se poi questo meccanismo lo scrivessimo bene, potesse riguardare in qualche modo anche San Pier d'Arena, Molassana, qual è l'altro? Maddalena, se potesse riguardare, non so. Potrebbe essere un ombrellone, diciamo, che riguarda tutto, no? Perché è chiaro che poi tra un anno non è. A meno che il comune non abbia altri progetti sponda, in quel caso, beh, però sai, non è che sia facile, no? Io prendete contatto, costruiamo, va bene. Cioè, basta fare i bandi.
bisogna fare il bando, qui ce ne compro tot, ma mi riservo di ordinartene. Articolare in diversi finanziamenti progressivi. Il contratto è comune, il contratto, io direi che poteste farlo voi due, no? Anche quello dei lavori deve essere temporaneamente complesso e supporto. Adesso vi dico una cosa un po' così forte, no? Ma se noi riuscissimo nel corso di questi mesi a mettere su un meccanismo da 380 bus equivalenti, e poi magari saranno un po' meno, perché diciamo alcune cose sono già partite, non so. 40. Ma l'idea di mettere un vantaggio, diciamo, una gara a chi mettesse su una fabbrica in questo territorio, potrebbe essere presa in considerazione o no? Perché ieri siamo stati a Folla, abbiamo fatto delle scoperte su quello che fanno da altre parti. Studiatevelo un po'. No, quello che sicuramente si riesce a ottenere oggi sul mercato, facendo un'operazione unitaria su 350 bus, è un grandissimo sconto e condizione anche particolari contrattuali. Però questa cosa qui studiatelo un po'. Vabbè, se ci fosse comunque già pensare che un progetto di investimento del progetto di produzione è a tempi più lunghi. Però almeno in parte, diciamo, non so, gli assemblati, non so, io qualcosa. C'è già qualcuno con progetti di espansione di aziende italiane? Magari chiudo le aprono. Le politiche industriali di un paese sono fatte per sostenere anche per sostenere l'economia di quel paese. Adesso questa qui è una politica industriale regionale, come l'abbiamo chiamata. Guarda, sono 30 anni. Invece di fare il piano di ammodernamento della flotta militare si fa qua. Poi è chiaro, con la flotta militare si è venuto bene perché è un cantiere della difesa qui, va bene. Qualche segmento, qualche pezzo, fabbrica di componenti, ma oppure diciamo le forniture, l'utilizzo di, ma adesso abbiamo scoperto ieri a Follo che sostanzialmente, senza fare nomi, diciamo che questa azienda che lavora così, cioè, pensate che tutti i quadri elettrici dei 50 Mennea italiani li ha vinti un'azienda di 30 persone che sta a Follo, ma che poi ha dovuto aprire o comprare aziende anche in Toscana e in Campania, perché come dire, una buona parte, come dire, la testa che gli ha ordinato il lavoro sta lì e gli hanno chiesto alle regioni cose lì, insomma, studiamo un po' questa cosa qui, cerchiamo di capire, Enrico e Renzo, la filiera, come mettere in moto un'operazione di questo genere, come si chiamerà? Si chiama Autobus Motive, beh più o meno si chiamerà così. Lavoriamo proprio quella comunque di anticipare l'intera operazione, di rendere di puntare a fare una gara per 250 punti. Vabbè, insomma, tenete presente che noi avevamo preso l'impegno quella notte che sui 200 di giorno 50 fossero a fine anno, poi forse sono a gennaio, insomma. L'ipotesi è quella di anticiparli poi a consegne differite, perché c'è comunque l'esempio di Spezia, diciamo, che ci ha raccontato qui Sassi, ecco, loro hanno fatto la gara per 4 e con i soldi previsti ne hanno comprati 5, eh? Quindi, quella di avere sconti, cioè vuol dire che il Filobus anziché costare 25 l'hanno pagato 20, insomma, no? 25 per 4 fa 100, 20 per 5 per 25%.
Ma tutto sommato in un caso qui ne compravano 4 e qui ne compravo 350. Vabbè, dai, già che siamo qui vai avanti te, dai. Quindi pare che il tema è adesione delle due province, costruzione agenzia. Si sta lavorando al piano di esercizio, cioè quello famoso del lavoro, si sta portando avanti l'azienda che hanno indicato la gara che qui sarà fatto. Qui abbiamo qualche difficoltà, insomma, che è legata ai flussi, ai traffici, cioè all'utilizzo delle reti, perché, come già ricordato anche il deputato anticipato, c'è molta difficoltà da parte delle aziende ad avere questi dati aggiornati, che per noi sono fondamentali per pianificare e programmare il futuro, la futura necessità del servizio, e quindi dovremo fare questo monitoraggio, questa verifica in proprio. Insomma, la vera che ci siamo trovati davanti è che dal 2002 la rilevazione generale non è stata fatta. È stato fatto un aggiornamento su 30 fermate, parliamo di Genova, che rende estremamente difficile la programmazione. Comunque io direi così, Enrico, tu scrivi una lettera, se vuoi la firmiamo insieme, alle 4 province e a tutti i comuni, tutti. Diciamo che appunto per quanto riguarda le province ti diamo, come dire, di sciogliere il più rapidamente possibile in questo modo. E che poi se lo dopo hanno assunto decisioni molto importanti su costituzione delle agenzie, quote azionarie, ferro gomma e poi soprattutto offerta, no? Come si dice, il bando, no? E che noi avremo intenzione di coinvolgere, è chiaro che parleremo con l'ANCI, ma ci piacerebbe però fare una discussione molto approfondita con tutti quelli che aderiscono all'agenzia. È anche giusto che un socio, che ha delle azioni, che questa cosa qui la faremo nel corso del mese di febbraio e che naturalmente convochiamo in questa discussione strategica i comuni che di qui, diciamo al 7, che è la scadenza è quella, aderiscono. E a questo punto questi li trattiamo non come clienti ma come azionisti. Preparate giù, insomma, incontro con province e comuni azionisti, ci dedichiamo pomeriggio, insomma. Dopodiché buttiamo giù le cose fondamentali che a questo punto poi sostanzialmente sono parte delle quote azionarie, ferro gomma e offerta, no? Perché le cose sono difficili, ma non è che siamo tanti, sono difficili. Ecco, quello studio famoso quando ce l'avete già, sì, no? Quando ve lo danno? Questa parte è subordinato all'esito delle indicazioni che hanno fatto già stati fatti per arrivare. Consegneranno la gran parte dei prodotti entro il termine di marzo della prevista. E invece il piano vero e proprio di esercizio sul sistema informatizzato è stato l'ultimo. Compatibile col fatto che il primo gennaio ci sia il servizio trasferito o difficilmente compatibile? Noi dobbiamo fare il possibile perché sia così, guardate, se andiamo in campagna elettorale a metà del guado è un ma noi andiamo, dai. Per capirci, per arrivare al 31 bisognerebbe pubblicare il bando, diciamo, a 15. E bisogna farlo. Ma tanto voglio dire, saranno dei bandi che poi saranno suscettibili di aggiustamenti, no? Voglio dire, no, ma non il bando. Ma prima dovremmo ricevere le manutenzioni. Sì, ma voglio dire, sì, ho capito, ma dico, ma se tu ti impegni per 22 anni con un soggetto, non è che per 22 anni questo qui darà il suo servizio, cioè sarà di più, sarà di meno. No, la base di partenza. Ho capito, ma dico. Tieni conto che stai parlando di. Per quello che dico che noi dovremmo avere la facoltà entro percentuali stabilite di chiedergli
po' più, sarà facile, o meno, per funzione di quello che accade, no? Cioè, 22 anni vuol dire arrivare a 2035, giusto? Una cosa grossa. Poi noi dobbiamo parlare con Trenitalia e FS, non per il bando ovviamente, ma per, diciamo, i rapporti che abbiamo in essere. Che adesso, come dire, sono 12 che hanno bloccato a 20 de Ferrari, sono in 12. Finite le forchette, 4 sdraiati e 6 tengono lo striscione. Li ho contati, la chiamano democrazia, ma in realtà. Senso lato. No, ma è legittima la manifestazione pubblica, è meno legittimo bloccare la strada. Cioè, io assolutamente, anche uno col cartello è giusto, bloccare una strada, no, non dovrebbero fare la propria. Vabbè, bisogna fare questa cosa qui, dai. Non è che cioè, bisogna fare un bando che poi lasci la possibilità di aggiungere e togliere. Ma mi sto chiedendo una cosa, ma i subaffidamenti in questo discorso qui che fine fanno? Ci rimangono? Vabbè, però. E poi naturalmente bisogna scrivere bene le parti che riguardano il lavoro, no? Però guardate che se noi non finiamo entro il 31 dicembre, poi è chiaro che altra cosa sono i tagli, cose qui, però il percorso nostro deve essere costruito così, è per questo che mi arrabbio con questi due che non ci rispondono. Senti, se vogliono facciamo la settimana prossima un incontro. Un'agenda paurosa, ma trovavo che ti chiamiamo e parliamo. No, se vogliono, se c'è un problema. No, perché, preferirei che mi esponessero di nostro punto, se non vogliono. Sto facendo perdere un sacco di tempo. Lo so che formalmente sono ancora in tempo, però dai, sono decisioni che non è che diciamo sì o no, non aderisco, non aderisco. Non è che ci hanno posto condizioni, proprio non ci rispondono. Infatti la mia preoccupazione bisogna assolutamente vincere l'eventuale ricorso alla Medina, come hanno fatto sulla legge da parte degli enti, no? Cioè che formalmente sono d'accordo, e poi magari tutti questi rimpalli, diciamo, io fa la Medina, no? Perché noi abbiamo dato delle date che sono veramente stringenti, anche per l'approvazione degli atti formali all'interno dei consigli, per cui c'è bisogno che gli enti in questa cosa ci credano, ci siano, insomma, perché se no se ce l'hanno. Altra cosa, l'ultimo problema delle aziende, diciamo, le aziende se non per le giornali. Vabbè, però posso dire una cosa, permettimi. Vabbè, finisce, poi ti vi dico. Qui ci vediamo lunedì, non so. Perfetto, mi ha chiamato, approfitto per dirlo, spero che possiate. Perfetto, mi ha detto che ci vorrebbe vedere lunedì mattina alle 11. Ce n'è una alle 11 e una alle 16. Allora, alle 16 non lo sapevo, io non posso. E non posso. Vabbè, insomma, i tre assessori che seguono queste cose, chi può, diciamo, dividendo tutti insieme, cerchiamo di. Io alle 11 posso, nel pomeriggio non posso. Non lo sapevo neanche nel pomeriggio. Chi l'ha deciso? Perfetto, se ne posso. No, solo che tu alle 15 è arrivata una lettera scritta. Io non l'ho vista. L'altra non l'ho vista. Anche l'altra? Vabbè, dai, guardate un po'. Ho chiamato i sindaci, però. Sì, la prima è con i sindaci, i soci, invece l'altra è con tutti i sindaci. Vabbè, insomma, gli assessori che ormai non sapete chi sono. Sindaco, per questo non so, non è che... Chi può venga, insomma. Io ce la faccio mattina e non ce la faccio pomeriggio. Bisogna che ci siamo presenti almeno, diciamo, uno mattina e pomeriggio. Insomma. Come siete messi? Io sono disponibile mattina e pomeriggio. Bella? No. Avevo quasi una visita. Tipo? Ce lo fai sapere? Va bene.
Vabbè, insomma, ATP ce ne parliamo lunedì. Sì, diciamo no, tanto per anticipare la situazione, diciamo che il piano non è ancora finito, però le linee del piano sembrano consentire da un lato un parziale recupero, la misura del recupero rispetto ai 3,6 milioni di valore del contratto integrativo è considerato dai consulenti tra il 1,5 milioni e 2 milioni. Parliamo di ATP? Più o meno che la chiusura del regresso, cioè il disavanzo, è stato quantificato in 6 milioni con un taglio dei 3 milioni del 30%, quindi i 6 milioni dovrebbero ricoprire per 4 milioni e mezzo da provincia e noi attraverso la provincia, ci sta generando qualche problema, ma il restante 1,5 milioni o dai soci, dai comuni soci, che naturalmente in questo momento stanno... Che dicono che non sono affanno. Ed è il motivo. È il motivo del fondo. C'è un'ipotesi che stanno valutando, ed è stata valutata positivamente almeno da uno dei creditori, da tutti i importanti, che è il CISE, SMC, siamo una società fornitrice che è quella praticamente della D5, no? E della NT, che sono subconcessionari di ATP, per la trasformazione di capitale del blocco. Questo farebbe sì che ATP diventasse, per essere chiari, per il 40% la provincia di Genova, per il 40% di NT e per il 20% di SMC. E questo chi l'ha proposto? Questa è una proposta che viene da un'attività. Ma credo che comprare la chiesa per il cinema. No, il cambio corrispettivo ha delle quote di una società a questo punto, a fronte di una o non eventualmente a parlare di cose che riguardano persone che non sono. No, no, ma non ci riguarda, infatti lo dico nel senso che queste saranno le ipotesi di operare. Comunque io scusate, direi questo. Per ciò che riguarda TP, noi partecipiamo alle due riunioni lunedì, informazioni variabili. Per ciò che riguarda MT, pregherei tra assessori coordinandosi tra loro di dire a, diciamo, a Doria, a Danilo, insomma, che se ritengono di dover fare, come dire, una riunione di aggiornamento sui temi di interesse comune, agenzia, autobus, ed eventualmente uno scambio di opinioni anche sulle parti più, diciamo, comune, azienda, sindacato, per capirci, noi siamo a disposizione, anzi, per la parte di interesse comune la solliciteremo anche, perché il discorso che hai fatto vanno visti con loro, no? Cioè la parte che riguarda, diciamo, gli autobus, che poi faremo con tutti a metà febbraio, ma adesso è chiaro che lì c'è un accordo, diciamo, firmato in cui c'è scritto che l'accordo non vale più se qualche una di queste parti non si attua. Abbiamo due compiti, agenzia e bus. Quindi per una parte, fate insieme voi tre, per una parte gliela chiediamo proprio la riunione, nel senso che bisogna scambiare, fatela voi, insomma, per dirsi assessori. Per una parte, se in quella riunione con comune azienda vogliono anche metterci un po' a parte di quello che sta accadendo, diciamo, FIS, Regione, AMT, Comune, insomma. Va bene. Sì, parlo al sindaco. Sindaco, perché questa qui va fatta un po' a parte come quella con ATP del resto. Ma poi a metà febbraio mettiamo su quell'altra e siamo un po' di ATP. Ha finito? Obiettivo 31 dicembre, no? Di Capodanno, sì, uno... Bisogna bene che è stato posticipato al 5 di febbraio di diventa il parco, la nostra richiesta di sospensiva della gara di tempo, al 5. Quindi la notte di Capodanno uno va, diciamo, al veglione con un bus AMT e torna a casa con un mezzo di chi ha vinto la gara. Vabbè, poi è chiaro che qui bisogna capire come stanno dentro le aziende, se vanno nati con altre.
Vabbè, però l'ultimo anno si fanno ancora il temerario, no? Tanto se poi scoppia un casino. Va tutto bene, dai. Va bene, grazie a Fils, dai. Adesso abbiamo. Adesso abbiamo ancora un'ora in cui certamente facciamo le delibere che mancano. Vi chiedo di... Dove è andata Gabriele Minervi? Saluto. Si nasconde ma c'è. Certamente facciamo le delibere che mancano. Vi chiedo di affrontare anche le altre delibere che non ci sono. Poi facciamo piano rifiuti, poi se, ci manca, se c'è ancora tempo, diciamo... lavoriamo ancora un po'. Dunque, sul piano rifiuti, se oggi impostiamo la cosa bene, diciamo, perché c'è una richiesta di discussione, no? Bella. Abbiamo sistemato. Allora, adesso non vi preoccupate. Dicevo che potremmo impostarla oggi, chiuderla. Vabbè, dai, adesso la vediamo, adesso ne parliamo tutti insieme. Tanto credo che siamo meglio di lavoro. No, certo. No, dicevo che potremmo impostarla oggi, chiuderla venerdì prossimo se, e presentarla venerdì, perché oggi secondo me la Piaggio fa la padrona, no? Giusto? Penso che poi i giornali di oggi saranno molto concentrati sul Piaggio, no? Delibere, dai! Poi se c'è tempo vi dico ancora un po' di cose. Delibere. Allora. Vicepresidente e Assessore Rossetti, finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie e agli enti equiparati, quindi euro. Va bene, va bene. Poi abbiamo una deliberazione dell'Assessore Vesco, avviso pubblico rivolto ai lavoratori in condizioni di disagio economico per la concessione dei benefici di cui l'articolo 49 bis della legge 30 del 2008. Questo è l'impegno che ci eravamo presi durante l'incontro con i lavoratori della formazione, perché questo 49 bis è il fondo con cui si anticipano gli stipendi, cioè si dà un contributo per gli stipendi non percepiti dai lavoratori. Siccome la norma prevedeva che comunque deve essere un bando pubblico, abbiamo fatto ovviamente aperto a tutti i lavoratori, quindi avevamo ancora disponibili 75.000 euro in quel fondo che stanca quello che sono le applicative per dare la possibilità di dare, cioè dovrebbe consentire di dare risposta a tutti i lavoratori che hanno portato. Le domande si accolgono dal 1° di febbraio, quindi poi si passa tramite le procedure del fondo tramite. Vabbè, volete pagare 3 mesi di stipendio, quella anticipata, quella formazione. Adesso io giovedì romano riproverò a fare i passaggi. Era una cosa aspettata, mi ha già cercato il ghello per capire. Dillo un po' questa cosa, parentesi, 23 ore? 23:12:30, firma della convenzione del Ministero degli Interni di Regione per gli elicotteri. Dunque. Il Bocci, che è uno di quelli che deve seguire i suoi argomenti. Segnatelo un po' chiamando, magari ci invitiamo a pranzo. No? Sì, lui si può fermare anche alle 2:00. No, c'è un pranzo veloce. Nel frattempo, quella documentazione che hanno dato ieri per il casino, mi è arrivata via mail, te la giro a tutti. Va bene. Invece il 23 per la firma di quella cosa che dicevi. Firmiamo anche un'intesa noi sull'appendicolo, nello stesso giorno. Me l'ha chiesto il prefetto, noi siamo pronti, se non vi dispiace. Ecco, già che siamo le agende, scusaci, stesso giorno firmiamo? Sì, diceva, facciamo insieme, noi stessa siamo conferenza pronti. Stampa. Ma cos'è parla più? Anche di una cosa, è un prodotto, diciamo, no? Sì, perché sai che le... per quello è illustro magari anche la giunta prima. Invece, mi ha detto il prefetto che Giovanni avrebbe, forse c'è anche una cosa con l'incendio tua, un accordo, però non lo so, poi magari... Vedete voi, già che siamo... Oggi ci hanno comunicato due enti che non pagano VF24, quindi Satan 2
li mandiamo in liquidazione. Vabbè, oggi tornerò a insistere, dai, con tutti questi bocce, eccetera. Già che siamo alle dati. Da quanto mi aveva detto lui, il problema è il tesoro, che deve mettere i soldi sul capitolo. Il tesoro ci dice che manca la richiesta della, dei soldi da parte del PIL. Dal 20 di dicembre che giochiamo a ping pong. Potete dire a Michela che nella lettera delle io aggiungo che questo tema qui, visto che lui è ministro delle regioni, insomma, no? Questo tema qui delle province, insomma, capire se lui, che non c'entra niente dal punto di vista, però magari c'è più sensibilità, quello che volete dire. Già che siamo alle date, il 7 si inaugura l'anno accademico, mi hanno chiesto anche di fare uno speech, non so. Ovviamente ho detto di sì, insomma, lo dico per convenienza. Quindi io farei tutto il nostro programma consueto, giunta con annessi e commessi, lo farei il 6. Giunta più conferenza stampa più approfondimento. Lo dico per tempo, poi se per caso ci sarà conferenza sarà importante, vedremo. Naturalmente. Anche potevo dire che non vale in inaugurazione accademica fare un intervento se diciamo perché c'è la giunta, insomma, è una cosa che si possa spostare. Andiamo avanti. E poi questa deliberazione dell'assessore Briano, decreto legislativo 152/2006, legge 38/98, progetto di coltivazione congiunta e recupero ambientale tra Vegneo, Giunchetto e Vecchio Fornaci. Parere positivo di compatibilità ambientale e di incidenza con prescrizioni. Sì. Va bene. Va bene. E poi una comunicazione dell'assessore Rossetti di adesione alla sua da parte dei comuni di Sestagodano e Diano Castello. Sestagodano oggi è sulle scudi. È finito? Dunque io vi chiedo se noi possiamo assumere tre delibere oggi, tanto dire, il contenuto è semplice. Sì. Poi se mi dite che sono problemi lo faremo venerdì prossimo. Allora, noi adesso dobbiamo affrontare il tema alluvione, insomma, è un disastro. Lo faremo con Gabriele il 16, no? Poi oggi pomeriggio affronteremo il tema barca, ma lo facciamo oggi pomeriggio. Poche parole dobbiamo immaginare, e anche il tema FAS, dobbiamo immaginare, diciamo, più rivoli con cui facciamo una somma, insomma. Ho l'impressione che se non arriviamo vicino ai 10 è un disastro, insomma, nel senso che non ce la fanno. Anche di più. Da quello che ci sta emergendo di tutte le richieste. Sì, beh, ragazzi, poi bisogna. Sì, no, ma non abbiamo ne mai avuto. Però comunque la cifra del danno è più alta, ecco, volevo dire. Vabbè. Allora, vediamo le possibilità. Vediamo le possibilità. Legge di stabilità. Legge di stabilità. I 20, ne parliamo con Gabriele. Esatto. Stato di emergenza. Stato di emergenza, prorogato, se venisse accolto. Ne parliamo il 16. FAS, ne parliamo oggi, accise, barca, PSR, basta. Perché, no, perché... Sì, PSR. Perché il comune è già andato, anche voi mandare la zonatica. Abbiamo parlato. Per le frane. Stiamo valutando. Sì. Purtroppo tecnicamente non rientrano moltissimo. Però qualcosa dentro terra c'è. Sì, però anche quello dentro terra. Stiamo facendo dei titoli adesso, speriamo che ogni titolo corrisponda a una cifra, può darsi che questo sia zero, pazienza, no? Mi pare basta, no? Giusto? Accise, FAS, PSR, stato di emergenza, se, legge di stabilità e qual è l'altro? Barca. Dunque, fatemene mettere un po' in fila. Dunque, di barca parliamo oggi pomeriggio. Di FAS parliamo oggi pomeriggio, PSR lo stanno verificando l'assessore e i suoi uffici. No, ma non. Nel senso che vi comunico solo il programma, non ho dimenticanze. Vi dico solo che c'è un programma, no? Poi facciamo una riunione specifica. Sì,
Comunque vediamo, se volete si può cambiare. Cioè, mi sembrava che oggi per ammazzare FAS fosse già complicato. No, io sulla questione di Barca vi volevo solo informare oggi e poi fare una riunione ad hoc, perché pare che se no non riusciamo a finire, perché sono due ore per i FAS, ci vorranno. Dunque, Barca, FAS, PSR. PSR ci dovete dire due cose. Se c'è capienza e se ci sono interventi PSR compatibili che si possono inserire lì dentro. Vediamo se è lavorato. Va bene. Oggi pomeriggio lo vediamo. Poi c'è la questione, diciamo, legge di stabilità, lo vediamo il 16. Poi c'è la questione stato di emergenza, che lo vediamo il 16. E poi c'è la questione accise. Questo è il pacchetto possibile. Avete fatto sta verifica, Renata? Se avete impegnato o no? Non ci sono problemi su quella cosa. Non l'abbiamo impegnati, ma non ci sono problemi. Okay. No, non sono problemi, sì. Non è vero, ce l'hai a luglio, giugno. Però possiamo impegnarci. Cioè, quel pezzo che non è bello ce l'hai sei mesi dopo. Diciamoci la verità, no. Che è l'unico modo per andare avanti. Ho capito, ma quel pezzo lì non ce l'hai, non è bello. E ve l'ho detto, Però io non so più cosa dire. Però non posso fare del... No, ma non vi arrabbiate, ce l'avete a giugno. Non so, possiamo... Quel pezzo lì c'è a giugno. Non so cosa fare, diciamo. Quanti milioni di euro sono? No, era 900.000 euro. Vabbè, non è molto. Sono quelli che erano rimasti. Vabbè, quel pezzo lì c'è a giugno. Dai, il resto c'è subito. Sì. Ora io vi... Vabbè, dai, Intanto c'è... È chiaro che... Lo so che c'hai degli altri, però avresti avuto i vecchi e i nuovi, no? 900.000 euro ce l'avresti avuto, oggi ce l'hai tra sei mesi. Pazienza, come vuol dire? Dunque, adesso io ragiono così, noi dobbiamo raccogliere queste schede, vi prego di incrociare il lavoro perché è quasi indistinguibile il discorso strade frane, perché un'elevata percentuale sono frane su strade. E di quelle che prenderemo in considerazione, un'elevatissima percentuale sarà su strada, perché poi di boschi ce ne lasceremo, no? No? Allora, bisogna che noi ci facciamo un'idea il più rapidamente possibile e poi cominciamo a intervenire. Questa volta la zona più critica si chiama Fontana Buona Tiburio. E in particolare qua di latte, lo chiamo così, Carasco, Lumaccio, Mezzanico, Borgo Maschio. Allora, Carasco siamo già intervenuti, e va bene, quindi non solo, credo che stiamo scegliendo l'imprevisto. Oggi. E abbiamo già messo i... Va da sé che, scusate, dico ancora una cosa, noi dobbiamo usare le accise adesso perché è la cosa più semplice. Quando arrivassero dei fondi, poi facciamo gli swap, usiamo quei fondi per le cose più importanti e poi ci liberiamo le accise che rimangono lì. Anche perché le accise del 2014 in teoria erano per l'autunno 2014, noi stiamo usando per l'inverno. Se succede poi qualcosa. Se vi succede qualcosa, vabbè. Poi abbiamo fatto l'operazione Lumaccio, che lì pagheremo. Se viene giù anche la strada Lumaccio, sulla Fontana Buona ci va più un camion. Mi pare che le cose stiano andando bene, sì, Lumaccio funziona berlinese. Adesso lì quello che bisogna decidere tra qualche giorno, ne parlavamo ieri con Giovanni, mi pare, no? La dico brutalmente, se tenerci le due corsie con la berlinese, finiamo parla lì. Perché se siamo sicuri delle due che tengono... In questo momento andare a fare l'operazione complicata, siamo capiti, no? È una cosa che andrà fatta quando avremo sti conti. Dopodiché, se giuridicamente è possibile, io oggi vi chiederei di deliberare su tre cose. Un primo pezzo su Bolzonasca, diciamo 500.000 euro. Un primo pezzo su Mezzanico, 500.000, acciso 2014. E una cosetta su Perinaldo, perché... Perinaldo non ha per la scuola se non toglie la frana, sì. Nel senso che hanno fatto una scuola da 1.400.000 euro e per 60.000 euro di frana sto comunello non ha per la,
Naturalmente deliberare in che senso? Nel senso che ci rimettiamo, ma poi se possiamo sostituirli è meglio, no? Noi abbiamo verificato già col PSR questa tecnicamente. Sì, ma ci rientra, sì, ma io non parlo solo di PSR, parlo di AC, di come si dice? Parlo delle altre 5, no? Parlo di quanto è per in alto? 60.000 euro. Ecco. La delibera di giunta è per distribuire 900.000 euro sulla base. Sì, ma non la potete fare quella lì, potete fare solo giugno. No, ma possiamo. Sì, 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 certo. Allora, li abbiamo tutti, sì, perfettamente, però posso dire, sì, intanto anticipo e inizio dalle tesi, anche perché c'era già stata la delibera con la quale era stato. Sì, ma guarda, la cosa che sto dicendo io non è che facciamo solo questo, Vi chiedevo solo se siete d'accordo, avete visto anche le tensioni politiche, no? Pezzo di maggioranza, eccetera. E poi obiettivamente mi pare che i due comuni lì sono i peggio messi, no? Però io voglio dire che sulla base del danno occorso, sì, sulla base del danno occorso, a parte il fatto che la delibera è praticamente. Abbiamo visto che i 900.000 euro potrebbero essere distribuiti in questo modo, sempre percentualmente rispetto al danno occorso, e quindi fatto salvo che tra l'altro il grosso problema è dal conto, quindi è stato, come dire, preso in considerazione in altro modo. Allora noi abbiamo bordonato nel bianco, che sono quelli che hanno il massimo, sono circa intorno a per uno in tutto, ciascuno. Vabbè, è la cosa che dicevo io, un po' parole, più o meno, no? Senza saperlo. Sì, sì, poi ci è un po' meno di circa 5.000 Berelino, perché ha mandato schede per tantissimi soldi, e poi, vabbè, un po' meno, io dico delle cifre tonde, ma poi sono lievemente inferiori, perché poi paghiamo, e come avevamo deciso nella riunione presso la prefettura che vi ha partecipato l'assessore Bertano, non intanto paghiamo le spese emergenziali per quanto riguarda la viabilità alternativa di Carasco, quindi sono intorno ai 50.000 euro, e poi ci siamo messi d'accordo con l'architetto Poggi, perché questo è il modo, diciamo, più tra virgolette legittimo di portare avanti la vicenda, è nell'ambito della demolizione e ricostruzione del ponte viene anche indicato un quantitativo di finanziamento finalizzato alla gestione della viabilità alternativa come funzionamento prima. Questo è un po' qua. In questo quadro bisogna trovare un modo per inserire. Sì, ma io tirerei ancora un pochino su. Tanto i 900.000 euro non è più un riferimento. No, bene, si no? Può anche fare un milione, un milione. Fare una due, no? Non c'è niente. Non... Sì, noi avevamo ragionato sui 900 perché l'avevamo collegati a quella cosa. Tiriamo ancora un po' sulle due. Insomma. Per Rinaldo puoi metterla in questa delibera? Sì, lo metto. Sì. Ma come no? Capito bene io che no. Sì, sì, due cose. Ma dobbiamo provare stamattina. Dobbiamo provarla oggi. No, la proviamo, ma posso spiegare solo. Siccome sono due eventi meteorologici diversi. Ma non c'entra, sono le nostre accise, sono. Scrivetela come volete. Ah, sono sì. Le nostre accise. Sono. Sì. Ma se la fai, ma io questa suddivisione di studi è una delibera della legata alle due emergenze. Anche sulla base delle menti. Capito, ma ragazzi. Sono accise nostre. Sono le due lo stesso. Sono accise nostre, la delibera. Si può fare come vogliamo, no? O no? No, domanda, no, domanda, ragazzi. Ma scusate, ma io... Se la risposta è no, ce lo dico. Nel senso che no, ma senza... Riflettiamo, dai. Vediamo se dobbiamo fare allora, scusate, Gabri, comunque. No, la settimana prossima. Mi pare che la sintesi sia. C'è già una delibera pronta che può... collegata all'evento di tipo B del 22. Esatto. Quindi se capisco, la Linearini preferiva dire c'è un evento, Mario, faccia le delibere legate a me. Esatto. Dovuto al fatto che oggi presentiamo la scheda della scuola. No, no, ma va benissimo. Allora. Se noi vogliamo fare... possiamo anche dire che lo faremo. Se... no, ma possiamo farla, sono d'accordo, la facciamo. Va bene.
sulle accise, ma con una motivazione diversa. Esatto, allora scusate, seguite il mio sistema. Possiamo darle per approvate tutte e due che sono pronte. Mi pare di capire che possiamo dare. E qui sono pronte, che vanno oggi in ragioneria, quella che non c'è. Va bene, d'accordo. Quella la devo costruire. Allora, stiamo un attimo fermo. Cerco di ricapitolare, mi pare di capire che facciamo così. Allora, noi approviamo, avete capito che su Bordinasco e Mezzani una risposta è urgente che la diamo, no? La prima giunta che facciamo dopo le feste. L'abbiamo anche detto. La diamo oggi. La diamo oggi. Quella delibera lì cambia un po' le cifre. I due comuni si sono già impegnati, però perché una vale 1 e 2, una vale 800. I due cini sono persone serie, serissime. Diciamo che sono oggetto, appunto, ma si sono già impegnati. Sì, dimmi da voi. Ha già le ditte che lavorano. Allora, mi pare che dagli 500 e 500 sia un segnale che ci abbiamo capito, no? Va bene? Quindi questa delibera che assumiamo oggi vale 500 per Bordonaschi e 500, cioè chiaro che respirano un po' e poi cominciamo a pagare le imprese anche, no? E poi ci mettiamo le cose di completamento di quell'evento di tipo B che riguarda... Vabbè, vedete voi, che riguarda più o meno il ponte annesso e connesso, ho capito bene? Ecco, perfetto. Poi la scrivete, la fate, ma l'abbiamo provata adesso. Scusa, su invece, come si chiama? Ricordi il golfo, che aveva mandato schede anche lì. C'è anche Beverino lì. Beverino, Beverino c'è la fitata. Ce l'ha portata venerdì scritta. Perché il golfo non ha attivato quindi dovrebbe rientrare successivamente. Vediamo se però guardiamo un attimo se siamo anche loro si avevano avuto le tecca adesso. Erano questi, sì. Quelli era Carasco, Beverino. Ma vediamo, dai, si può dire. Ci vediamo l'emergenza della viabilità. Facciamo l'integrazione venerdì, perché a me sembra che Bordonaschi e Mezzani hanno risposto urgente del Mezzani. Richiesta d'anni sono 4 milioni. Sì, venerdì porteremo un'integrazione per il po', no? Va bene? E poi questi due comuni che sono venuti da noi l'altro ieri sono passati anche dall'agricoltura che ringraziavano, perché addirittura Mezzanego aveva una strada che è venuta con l'alluvione, era già un intervento previsto dal PSR, quindi cercavano di capire se potevano intervenire o finanziare, perché l'avevate già detto che andava bene prima che venisse la strada. Poi si è peggiorata con la pioggia, però so che magari il dato ci sono. Guardate, siccome la cifra è bene dirla in conferenza stampa, è 500, 500, 100, giusto? E 50 vigilanza. E 35, 50 carattere. Non ce la puoi dire così. 35 o 50? 50. Beh, 500 abbiamo deciso adesso, no? Dite Beverino e poi diciamo più vigilanza. Vigilanza. Allora facciamo 500, 500, 100 e così. No, vigilanza non importa la cifra, insomma, tanto i costi della vigilanza. I costi della vigilanza del ponte di Carasco. Okay. Poi dopo la riunione che avremo con Gabrielli, sapremo se fare un mese tipo B anche per le altre vicende. Sì, ho capito. L'unica cosa che oggi, quando col sindaco di Perinaldo, diciamo, presentiamo la scuola, diciamo a voce che affronteremo quella questione lì, perché sennò non si può aprire la scuola. Sì, tra l'altro io l'ho sentito stamattina, perché ieri abbiamo mandato le schede, sì, e le abbiamo verificate. Va bene, ok. Quindi abbiamo un sacco di cose da dire a conferenza stampa. Due schede, due stage. Ci vediamo alle 3, posso andare? Noi lavoriamo fino a 1:30, ma tu fai come vuoi. Ma c'ho un impegno. Ma non mi hai detto niente. No, è quello che è stato 1:30.
Sempre, sì, abbiamo già deciso. Allora, rifiuti. Volete farlo oggi o vogliamo fare venerdì e presentarlo? Per quanto mi riguarda si può fare oggi. Io l'ho verificato, ho chiesto l'integrazione di una, diciamo, frase che desse il senso di un utilizzo regionale dell'impianto di CSS della spesa, che è coerente, diciamo, con lo spirito della delibera, e ho chiesto anche che, siccome questa frase è stata inserita nelle premesse, fosse scritto esplicitamente in delibera che le premesse valevano anche, diciamo, come considerazioni finali, solo che avessero, diciamo, un portato deliberatorio. Per il resto, per me, non so se l'avete visto, è legato anche all'altro, cioè, siccome poi c'è anche la delibera della via su Mangina. Ah già, che va approvato, va bene approvarlo o no? Allora, infatti, la delibera di Mangina. Il tecnico della via. Ah, perché era oggi scritto... Vogliamo fare tutto il venerdì? Okay, allora, ascoltate, venerdì si fa, diciamo, tutto sto pacchetto... E lo presentiamo anche alla stampa. In ...dell'argomento strategico di venerdì, Lella e Renato, ok? E quindi, diciamo, quello che oggi è stato, per dire, il TPL, venerdì è questa parte qui, diciamo, atto, non acqua, solamente rifiuti, perché voglio lavorare ancora un po' su queste cose qui dell'imperio. Lei generalmente va avanti. Allora, due schede, due aziende, due argomenti, delibera. Delibera da presentare è solamente questa qui, no? Le altre erano cose ordinarie, giusto? Sassoli. La delibera da presentare solamente quella di mezz'anno. Le delibere approvate oggi, non avete altre. No? Cose ordinarie. Va bene, adesso volevo dirvi ancora un'ultima cosa, poi abbiamo finito, visto che rimandiamo. Allora, che fa un po' di programmazione delle delibere che riguardano gli impegni, diciamo, per così dire. Dunque, i picco che prospettiva temporale hanno? Terzo venerdì. Quindi 24 gennaio. Fresh cultura? Il 24. Le APQ? Anche la cosa di una volta portuale. Quindi non è ancora definibile. Perché il riparto della somma bisogna da definire, dai, non c'è problema. Da definire. I 6.000 campanili, ok. E com'è possibile? È possibile. Cioè, non si capisce come facciano a fare la gara. Ti rendi conto? Poi c'è un finanziamento per il 2015. Sì, se volete vi aggiorno. Dovete seguire un attimo tutto, per cortesia. Se volete vi aggiorno, perché c'è stata ieri la videoconferenza. Il ministro della brevemente, il Ministero della Coesione ha messo a disposizione delle regioni 7,5 milioni, poi alla fine, anche se hanno... Non 25. Perché hanno stanziato, visto la coesione, ha stanziato 1 miliardo per... Mezzo per tutta Italia. Ha stanziato 1 miliardo per valorizzazione delle dotazioni di beni storici, culturali, ambientali e promozione dell'attività turistica in vista di Expo 2015. Questo è lo schemino del riparto dei 6,2 miliardi. Ieri il direttore del Ministero, parlando dei progetti legati, diciamo, 25 progetti per Expo, ha detto che la disponibilità per i 25 progetti è 7.500.000 euro, non ha spiegato però il resto del miliardo. Tutte le regioni italiane, cioè vuol dire tutte le regioni italiane. 7 milioni e mezzo, 300.000 euro a progetto. Un progetto, prendiamo quello che c'è. La decisione di ieri, 300.000 euro a progetto. E tutte le regioni almeno un progetto, soltanto Lombardia, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, due progetti.
Perché? Puglia, no, vi dico cosa Puglia, l'ho mica fatta io sto roba. Tutto chiaro, però abbiamo la libertà di commento. Ci eravamo arrivati prima. Non ce l'abbiamo con te, però non Puglia, ce l'abbiamo anche un po' con te. Sono fatto io. Vabbè, già aveva, Puglia Campania, no, perché sono fondi dell'FSC e quindi sono fondi della coesione, esatto. Preso quelle regioni lì che quindi praticamente. E la Lombardia perché c'è Expo. Questo è il mercato. Sono 300.000 euro a progetto, richiedono un cofinanziamento del 30% sul progetto complessivo, quindi il taglio minimo del progetto è di 450.000 euro, più o meno. Il cofinanziamento può essere pubblico e privato, quindi non necessariamente della regione o degli enti privati. Il progetto deve insistere su un'area che non deve avere più di 300.000 abitanti, quindi sono escluse le aree metropolitane. L'area metropolitana in Genova da questo tipo di progetto. Per definire l'area interessata si aprirà una procedura concertativa con il Ministero, anche qui con tempi non stretti oltre. Concerti quell'uno. Concerti quell'uno, individui qual è l'area. Cioè, non è detto che vada bene quel progetto che fai. Perché non può... può essere inserita l'area metropolitana di Genova. No, quindi non può. No. Non può esserci il comune. Non può essere il comune. Perché 300.000 euro. Perché dal primo... 300.000 abitanti. Allora, il Ministero entro il 24, si sono presi l'impegno ieri, mandano le ipotesi del format di progetto e delle aree da eleggere l'iniziativa, soprattutto per le zone del sud, dicono la Liguria probabilmente non dica niente. Entro il 15 di febbraio il Presidente deve mandare la nostra proposta rispetto al format. Entro il 10 di marzo, insieme al Ministero, si concerta se il progetto è assentibile o meno, dopodiché si sottoscrive l'accordo di partenariato e ci girano i 300.000 euro. Ma per capirci, cos'è un evento? È un evento. Interventi infrastrutturali sostanzialmente sono le spese ammissibili, perché l'abbiamo chiesto, sono sostanzialmente tutte, però c'era anche l'assistente di Bari, c'è quella che è venuta. Vorrei da dire che ci facciamo il festival della scienza, risparmiamo un po' di soldi. Ma non si può, perché è su Genova. Non si può. Festival della mente. Cioè, ma io non posso, scusate, ma è per l'Expo questa cosa. Collegata all'Expo, sono. È l'unica città dove dovevamo costruire l'evento era Genova. Vabbè, ma non è che tu puoi dire che Trigilia lavori male, No, hanno escluso Firenze, Roma, Genova, Milano, perché la logica dovrebbe essere che si immagina che una grande città da sola possa fare 300.000 Come non è?